non so quanto sarà svantaggiato, comunque un grandissimo campione che verrà seguito poi dal Fantino della Piazzarola, poi Porta Romana, Porta Maggiore, Porta Tufilla ed infine Sant'Emidio. Esatto. Questo è l'ordine per oggi. Bene, bene, bene. Dopo ti interrogo, Francesco, me li devi ridire tutti in ordine, sì, ovviamente. Mi proverò. Grande. Mi proverò. E quindi tra poco iniziano, come funziona? Adesso stanno provando, provano a 2 a 2 naturalmente. Io sono fremente, capito? Non possono entrare tutte e sei, no, insieme, quindi a 2 a 2 fanno 2 giri con il cavallo, sentono il cavallo come sta, gli fanno sentire il campo. Lo fanno abituare. Adesso già mi pare che ne abbia, questi sono i secondi 2, quindi 2 e 4, o sono gli ultimi 2, quindi dopodiché si parte con dopodiché chiaramente passa la ruspetta, il grande trattore, che quest'anno hanno dovuto fare tutto un attacco di nuove bocchette di acqua, perché non può passare solo il trattore, con questa temperatura si asciuga immediatamente e allora non è più, non può garantire quel grip che in curva invece i cavalieri vogliono. Quindi ogni tornata passerà con in più anche l'acqua che verrà distribuita per mantenere costante l'umidità. Invece per quanto riguarda le dame, ma c'è anche una gara tra le dame, c'è la dama più bella, un concorso. C'è un concorso di solito indetto dai giornali locali. Ah, ok. Però a settembre, perché la dama delle dame include anche le dame di luglio. Esatto. Naturalmente. Ah. Perché si fa prima un concorso da dama di luglio, un altro della dama di agosto e poi ci sarà chi è la giuria? Chi è che vota su questa cosa? A me non me l'hanno mai chiesto, mi stupisce questo, un po' mi dispiace anche, però non me l'hanno mai chiesto, mi proporrò anche. Dire dama potremmo fare. Ma è dire dama. La dama de vino. La dama de vino oggi neanche quella. No, solo acqua rigorosamente, veramente ci sciogliamo. Ecco, vedi chi sono questi personaggi, Francesco, li conosci questi che si avvicinano a mettere a posto le cosiddette siepette? Hanno un nome tecnico? Sono i commissari di campo. E quindi loro sono i giudici, sono loro che valuteranno se è uscito un cavallo o non è uscito. I cosiddetti sbandieratori di campo hanno queste bandierine per dare eventualmente penalità per il giro nullo. Insomma. Bandiera nera, giro nullo, quella non vorremmo vederla mai, ecco, perché proprio, io la vorrei qui perché tra un po' noi non siamo nulli. Tra un po' siamo nulli noi. Devo dire che poi l'adrenalina della corsa ti fa passare il caldo, ti fa passare tutto. Quando sì, vedi però, insomma. Aiuta, ti assicuro, vedrai. Adesso è quel momento un po', direi, soporifero, un po' ipnotico, in cui vediamo quasi dei... come si dice? Quando il miraggio, tutto è oscillante. Comunque è una bellissima tribuna, tutta piena. Anche le laterali discretamente, la curva nord gremita direi, e qui non vedo bene il prato, quando siamo entrati insomma già era bello gremito, perché tutta gente, un tempo questo eroica, era lo stadio di Ascoli, cioè l'Ascoli Calcio giocava qui, esatto. Anche un pizzico di storia. Esatto. Adesso viene utilizzato soltanto per questa per la Quintana? Sì. Attualmente per eventi quintanari. Quintanari, tiro degli arcieri, altre cose. La gara degli arcieri, che è anche bellissima. Sì. E poi ci sono, oltre alla gara degli sbandieratori e dei musici, si tiene anche la gara degli arcieri, che è veramente meravigliosa. E quest'anno ha vinto Sant'Emidio. Esatto. Quindi anche Sant'Emidio è uno di quei sestieri che ormai non vince da molto tempo. Guarda Flavia, al tuo fianco una di Porta Maggiore. Amore. Ci palleggeremo benissimo. Quindi. Perché importante è in questo momento, la differenza è arrivare secondi. Esatto. Cioè quello è portare a casa un gran risultato. Oltretutto oggi abbiamo avuto Romano Fenati che con ha fatto, ha vinto, ha perso. No, ha vinto, cioè, ha perso, non si perde. MotoGP, non si perde, se non beh, arrivi con un numero, quarto, quinto, sesto. secondi, ah, ecco. buono. Allora dicevo, potrebbe essere anche per noi interessante, come per tutti noi, nel senso noi tutta gente di Quintana, noi sestieri, tutti i sestieri, perché la Quintana è tutta la Quintana. È una cosa emozionante andare da un sestiere all'altro, vedere la gioia con cui ti accolgono quando tu vai. No, stai tranquillo, Fran. Ma perché non c'ha la lancia, è vero, che deve avere la lancia. A due vanno, questi sono gli ultimi due. Fatti questi, sono 2, 4, questi sono 6, essendo solo 6.
i sestieri. Posso fare una cosa molto figa da quelli che parlano? Vorrei salutare tutti gli ascolani nel mondo che non sono ad Ascoli. Esatto, questa, che magari seguono. Che magari, su, speriamo, sarebbe interessante. Seguono in streaming su Radio Incredibile. Ecco come provano, sì, provano, vedi? Sì. Incredibile. Qui raggiungono una bella velocità. Noi siamo proprio davanti all'uscita dell'ultima. Questa è la prima dell'ultima curva. Comunque ho notizie da Claudio che dice niente divano e niente aria condizionata, però sempre che non è il sole in faccia. Dai, Cla. Va bene, è una cosa che si può fare. Ecco. Io sto rischiando, ho rischiato di cadere già dalla sedia, è già la seconda volta, alla terza mi sa che ci vado lunga. Ragazzi, risollevatemi. Ti vengo a ritirare su io. Guarda, poi io abbiamo i nostri tecnici. Vorrei dire che a parte i tecnici, io e te qua abbiamo le forze armate, certi fusti. Sì, vabbè. Sì, è vero. No, devo dire complimenti alla polizia perché veramente bella. Ha un corpo ben fornito. Non so se la telecamera può inquadrare, ma complimenti, bei ragazzi veramente. Ecco. Sì, infatti mi sento sicura, sì, esatto. Sicuramente non correremo nessun rischio. Poi ecco, già diciamo anche un po' l'angolatura del raggio sta cambiando. Devo dire che alle 3 era veramente una cosa pennosa, mi sono sentita svenire veramente. Sì, vabbè, ho avuto adesso, qualche apparizione mistica tipo Bernadette io. Adesso va meglio, ma stavamo a braccia de pred, si dice. A mad pred. A mad pred, ma in braccio quando crolli non ti tiene per mano, esatto. Si deve proprio caricare, come si dice, perché ormai sei scesa giù di tono. Sì. Va bene, allora, dunque, a questo punto hanno finito, sono usciti i loro giri, sì, e adesso metteranno tutti in ordine, no, sono ancora dentro il campo, ma insomma siamo in via di chiusura. Noi sappiamo che ora è in questo momento? Te lo dico, orario... 16:54. 16:54. Benissimo, vedi, alle 17 doveva partire. Penso che siamo puntualissimi. Non mi ricordo ora a che ora iniziava anche la diretta su Rai 3, perché volendo potreste anche accendere Rai 3, togliere l'audio e godervi il mai dire Quintana Nostra con le loro immagini. Però tenetevi sempre, teneteci in bacheca, perché... Ma soprattutto scriveteci, noi abbiamo qui il nostro Sergio in postazione PC che tiene aperta la pagina, quindi chi volesse chiederci qualcosa, a meno che la domanda non sia... No, fa tanto mi caldo, chiedendo, mi stanno chiedendo cosa si vede, cioè, ma ci vedono, com'è la situazione? Ci vedono, Sergio dice che siamo visualizzati, vedo le immagini del campo... Devo condividere, su Facebook? Ma qua è un macello. Sì, sì. Perché ci chiedono notizie, quindi chi volesse ci potete seguire. Tu hai condiviso dalla loro pagina, no, la finestra? Allora, per prima cosa dovremmo farlo adesso andiamo noi sulla pagina di Radio Incredibile, condivideremo la finestra del live, così ci potrete vedere comodamente o dalla pagina di Flavia Cenciarini o dalla pagina di Francesco Leuteri. Io nel frattempo tengo il collegamento invece WhatsApp con Claudio dalla regia, perché così almeno abbiamo le sue notizie, vediamo anche lui a che livelli di caldo sta. Sì, perché in realtà noi qui siamo un po' un work in progress, nel senso che abbiamo montato tutto all'ultimo momento sotto al caldo, hanno montato con grandissima... Noi ci siamo smontati. Io mi sono seduto, però devo dire, si lavora in condizioni abbastanza difficili. Basti anche pensare per noi... che la nostra chiavetta di connessione a internet è nella borsa frigo, altrimenti esatto, si surriscalda e non funziona. Quindi... Esattamente, io ho dovuto spegnere le mie connessioni perché il telefono scottava e mi diceva... full di calore. Sì, non era impossibile. Fra un po' lo dirà anche il mio corpo, però cerchiamo di resistere almeno fino all'inizio della prima tornata, dai. Ecco in campo il mitico trattorino, prendiamo il tempo Flavio, mi raccomando. Quello di cui parlava prima la nostra Flavia Cappa. Per innaffiare, dov'è il trattorino? È giù in fondo, guarda, vicino ai figuranti, nella curva dei figuranti. Allora, vedo di condividere, scusatemi l'assenza, ma se non sto, già non ci si vede. Il controluce. Allora, il trattore sta andando, vedi? È la mia figura preferita, comunque. E quindi il trattorino ci garantisce un fondale ottimo. Devo dire che molto... Molto si saranno anche infilate le scarpe delle dame dentro queste pozze. È sempre un grave problema questo, perché sono dei tacchi medievali, quindi sono
di legno, di rivestite in velluto, e se si infilano dentro il fango è veramente difficile, veramente difficile. Allora vorrei cercare, esatto, qui un attimo se devo posso. Dire che devo dire che veramente le tribune sono gremite, come dicono quelli che parlano bene, tutto pieno in ogni ordine di posti, tutto esaurito, campo in perfette sold condizioni, sold out, cielo azzurro come gli occhi di Ornella Muti, come manco una nuvoletta di Fantozzi sopra di noi, niente, niente. Potremmo sempre chiedere a chi sta irrigando il campo di darci una bagnatella così. Una doccia. Un po' solo. Ecco, ecco. Eccolo il trattore che passa davanti a noi. Grande, massima stima e rispetto. Mi piacerebbe fare questa... svolgere questa funzione, sinceramente. Guidare il trattorino alla Quintana. Guidare il trattorino alla Quintana. Sono sogni questi. Chi vuole fare la dama e chi vuole guidare il trattore. Guidare il trattorino alla Quintana. Certo, fa pure rima. Diteci ciò che vedete, diteci ciò che volete vedere. Noi ci siamo. Siamo qui, belli caldi, allora, e non pronti. Mi sono quasi emozionata a vedere il Panama di Eleuteri che usciva fuori da. Allora ci siamo online. Ho condiviso in questo momento. Allora, grazie Stefania Cappelli, un saluto a Stefania che ci dice siete fantastici e sta facendo delle grosse risate. Ecco. Ciao Stefi. Allora, volevo far notare questa cosa che io ho portato, dunque siamo 41 gradi. Non so se vede. Abbiamo il termometro, non so se lo vedete, no? Faccio vedere. 41 gradi, 41 gradi. Eccolo, lo vediamo benissimo. Probabilmente se mette a fuoco. Percepiti 96 più o meno. 41 gradi, il telefono, dico, era in borsa il nostro termometro, quindi non al sole. Adesso vediamo che cosa succede al se sole. Lo mettiamo come siamo noi. Comunque qui, ecco, stanno finendo, stanno anche innaffiando, vedi che bella pompa. Non volevo dire io, hai capito, perché mi sembrava poco chic. Ecco. Oh, e qua da noi niente, hanno appena innaffiato tutta la curva, che ha ringraziato caldamente con una noi ola, invece, con niente. Una ola. È anche vero che noi avendo tutta questa questo popò di roba, forse è il caso che si bagni, esatto, nulla, però va bene. Potremmo andare noi, lasciare i microfoni e gettarci nella mischia, che sì. Eh sì, l'acqua qua diventa un bene preziosissimo in una giornata come oggi. Allora, la diretta va, ho visto. Io la diretta va. Richiudo questo telefono che è ustionante. Sì, sono andati subito ad arrabbiare, vedi, qui ci sono i commissari che hanno un po' rimproverato la spruzzata sulla folla, ma invece avrà salvato un sacco di gente quella botta d'acqua. Sì, secondo me così. Sì, perché almeno respirano un attimo. Poi la curva nord comunque ha una grande, cioè una grande, ha tutto sole, tutto che ci abbiamo? Tutto sole, eccolo, sarebbe ci siamo, carino. Ci siamo, che sta succedendo qui? Ce la possiamo fare, eccoci, siamo tornati. Forse scherzi del caldo. Ti vorrei dire una cosa, Flavia, che sono arrivati altri due poliziotti qui davanti che vorrei farti notare perché sono degli... Ma sai, io con questo caldo potrei avere degli svenimenti. Vabbè, chiamiamo polizia invece di Croce Rossa. Mi sono un po' così, talmente un po' riscaldata, posso dire, si può dire questa parola? Pronto? Siamo scomparsi. Io non so se adesso ci siamo sentite scomparsi. In realtà, non so se ci sentite, però da noi è saltato l'audio, non sappiamo se è saltato anche da voi, quindi probabilmente staremo in silenzio per un attimo per ripristinare la connessione quanto prima, ragazzi, siamo fiduciosi, siate fiduciosi. Ok, eccoci tornati, non sappiamo se era già saltato l'audio, eccoci. Anche nella diretta Facebook, ma qui abbiamo avuto un problema, qui il caldo ci sta veramente provando, ecco, tutti. Siamo scomparsi ancora, adesso eccoci, no. Siamo ecco. Tornati. E poi non sappiamo con se voi ci caldo. Sentite, in effetti. Noi andiamo avanti. Tutto ok, dicono dalla regia che comunque ci sentivano, quindi va bene così. Tanto qui nel frattempo tutti si sono fatti una doccetta e hanno fatto bene. Beati perché loro. Gli spalti sono veramente gremiti e il caldo è inaudito, inaudito. Sta iniziando la giostra della Quintana. Io mi Francesco. Sto emozionando, Francesco.
Mi sento già un po' fibrillante. Per il sestiere di Porta Solestà, Luca Innocenzi sta entrando, adesso è stato chiamato ed entrerà nel campo di giochi. Beh, bisogna dire comunque Luca Innocenzi è molto bravo, a questo carattere così scatenato che sprizza ormoni da tutti i pori. So perché io oggi mi ha preso così con sta è il caldo, Flavia, è il caldo. Solitamente sono molto casta, non mi metto mai a fare queste cose, ma guarda, no, secondo me è la polizia qua che ti ha messo in crisi. Mi sarebbe piaciuto conoscerli anche uno a uno, magari dopo li intervistiamo, dopo ve li presento, vediamo. Anche direttamente, sono bei ragazzi. Potremmo anche spostare la telecamera in modo tale da far vedere anche le telespettatrici. Poi le spettatrici c'è uno che mi fissa, non so. Non so per quale motivo a crederci. Siamo così sobri che guarda veramente. Pista libera per il primo cavaliere giostrante Luca Innocenzi, che adesso si avvicina. Spero per prendere la lancia. L'inquadratura prenda bene al centro del campo. Davanti eccovi a noi. Che sfila lui. Io non posso neanche accendere il telefono per vedere. Ci scrivono viva l'ormone di Flavia. Oh comunque. Mamma mia, grazie, perché senti, c'è sempre una viva speranza nella vita, dovete sapere. Viva l'omone di Flavia. L'omone sei tu, amore. No. Perché non lo vedete, mo è alto. È un omone Francesco Eleuteri, quindi io intanto volevo ringraziare anche chi ci sta seguendo da Facebook, che ci tranquillizza nel momento in cui noi non sentiamo l'audio. È partito. Ecco Luca che sta per partire. È partito, ancora non ha passato, ecco, e ora ha fatto ora il via. Abbiamo i nostri tecnici col cronometro, è rapido, immagino. Sta andando in maniera fluida, non spinge. Farà la sua passeggiata. Un po' mi dispiace che non spinge, perché il bello è che sono solo le 17, come arriveremo alle 20? Non so, perché a volte queste situazioni anomale, che come questo cavallo. Caldo, ma ancora non ha fatto? Eccolo, sì, eccolo, Francesco, guarda. E mi sembrava un 100, adesso è 100, questo 100, mi pare proprio un 100. Perché per fortuna si gira, ha toccato o no? No? Allora adesso guardate le bandiere, perché se si alza una bandiera rossa è una penalità, se si alza la bandiera nera vuol dire che è uscito con tutte e due. Ecco, è finito, sul rettilineo finale, fuga, in piedi sulla sella. E arriva. È arrivato, chiude. Chiude adesso la prima tornata, adesso vedremo. Il segnapunti lo abbiamo, Francesco? Ce l'ho. Capito da questa narrazione. Allora, il segnapunti... Ecco, potete sentire i sostenitori di Solestà, magari, che sono al nostro fianco. Porta Solestà, che vince sempre, da quello che so. Porta Solestà è fortissima. Beh, quello che diciamo noi di Porta Maggiore, non si può vincere sempre, no? Ma manco perdere, però va bene. Porta Maggiore, che poi dove anch'io abito, in effetti, abito nel sestiere. Hai scelto il sestiere migliore, guarda, però, per vivere dire, una vita tranquilla. Ho un debole, ho un tifo un po' per Sant'Emidio, devo dire, forse. Scusate, no, ma noi sì, siamo Flavia, super pazzi. Ci siamo. No, siamo assolutamente super pazzi. Io no. Io voglio essere super. Io no. Sono spudoratamente super partes, augurandomi che vinca Porta Maggiore. Insomma, vabbè, vediamo. Certo, insomma, non è che non c'è dubbio che ci vogliamo dire. Però questo qua, se lo augurano un po' tutti in città, c'è da dire. Non è che... Una vittoria di Porta Maggiore sarebbe una festa totale, epica, collettiva, epica. Certo. È quella che insomma più non vede un palio da mi vuoi precisare quanti anni? Dall'82, Flavia. 35. 35 anni. Dalla mia età praticamente. Esatto, vero? Esatto. La mia età, perché ormai oggi ho l'ormone della 35enne. A queste temperature, lo sai, ad alte temperature, le formule chimiche si possono cambiare, no? Se stimolate da alte temperature. Devo dire che sta succedendo qualcosa. Allora, adesso chi parte? Chi, adesso, chi c'è dopo? Abbiamo Nicolas Lionetti, dovrebbe essere adesso. Parte quale sestiere, mi hai detto? È la Piazzarola. Piazzarola è stata il punteggio della tornata di Luca Innocenzi. 51,6 di tempo. 168 punti. Alla tabellone. 100. Avevo detto. 668 punti per Luca Innocenzi. Mi sembra un punteggio alto, o sbaglio?
Direi che non ci possiamo lamentare, guarda Francesco. Oh no, no, non so. 51,6. 51,6. Io non ci vedo più bene come una volta, però fortunatamente gli ormoni vanno benissimo, non so com'è questa cosa. Allora, che non si dicano follie. Allora, adesso quindi aspettiamo che danno una giustata. Ci dicono che noi siamo in anticipo rispetto alle riprese dal sito della Quintana, ragazzi. Quindi ma siamo... noi siamo sul pezzo, signori. Piace anche la deriva che sta prendendo devo questa diretta, che... probabilmente per i tuoi ormoni, Flavia. Devo dire che, non so, adesso poi si sono messi tutti in fila, sempre questi bei fusti della polizia. Ma sì, che devo dire, mi impallano il campo di gara. Ma te, guarda, guarda, io non mi metto a piangere comunque, sinceramente, esatto, guarda. Sinceramente. Complimenti alle forze armate. Nicolas Leonetti è stato chiamato sul campo. Ecco. Il cavaliere della Piazzarola. Della Piazzarola. Fa caldo, ma ogni tanto arriva un rivolo di vento. L'ho sentito. È l'ormone che tu te lo fa immaginare. Anche quello. Eccolo, riesce a partire? Sta partendo Nicolas Leonetti. Nicolas è molto giovane, è un cavaliere che quando ha fatto il suo esordio, l'anno scorso mi sembra, ha fatto un bellissimo percorso, si è piazzato bene ed era, mi pare che 19 anni adesso c'ha? 19 anni o 18? Non lo so. È un pischello. È il più giovane di tutti e fa molta tenerezza, ecco. Sì, è molto carino e mi pare anche che abbia fatto un buon punteggio al tabellone. Siamo coperti il colpo adesso. Ma è partito? Qui è abbiamo andato. Davanti qui è partito, 100, questo ecco, secondo questo è 100. Vedi, senti che arriva l'aria, te l'ho detto? Senti? Sì, sì. Vedi, grazie. Sentirete in diretta gemiti di piacere. L'ormone, il cappello. Ecco, sta per concludere la sua tornata Nicolas Leonetti, la prima tornata per il sestiere della Piazzarola. E conclude qui. E vai. È tanto un bravo ragazzo questo. Giovanissimo, sì, sì. Nufrechi. Nufrechi. Che vuol dire bambino. Pischello. Il pischello. Lufrechi. È il pischello. Pischello è più freghetto. Frechi è bambino. Eh sì. Allora, noi qui un po' avremmo anche sentito, prima di partire con questa diretta, un po' di amici che abbiamo anche e che ci seguivano e che volendo potevamo anche chiamare, potevamo sentire come la pensavano. Volevamo aspettare, insomma, di vedere qualche tornata in più. Ma sì, siamo appena a due cavalieri, no? Dopo il terzo. Intanto è partito, insomma, questo... È stato chiamato Porta Romana? Sì, Picchioni per Porta Romana. Picchioni, vero? No? Picchioni, ecco. Non Minchioni. Ecco, Fabio Picchioni, esatto. Picchioni. Allora, aspettiamo di sapere il risultato della Piazzarola. Sì. Sentiamo che dice. Ce lo dicono subito. Questa attesa. La Piazzarola. Stanno contando, d'altronde... Piazzarola, vediamo di scrivere. Certo, anche i commissari non è che siano proprio freschi, eh. Ma che no, scherzi, io ho fatto il commissario per diversi anni, e, vestiti di velluto, con doppia giacca di velluto e sopra anche il mantellino, in cappello, ma guarda... di velluto, stivali di cuoio e calzamaglia, insomma. Ecco il punteggio per la Piazzarola. Piazzarola, tempo 53,8. 324 punti, il tabellone 100. Bravissimo, bravo. Nicola. Bravo. Bravissimo Nicolas. Tre penalità. Allora, 534 penalità che noi non abbiamo viste perché abbiamo i fusti della polizia davanti. 534. Quindi è un totale di 534 perché ha avuto 90 punti di penalità. Ma penalità si intende quando scarta dal percorso stabilito, quando esce dal... No, basta che si sposti un mattoncino, okay. Ecco, è penalità. La siepe. Ogni mattoncino rosso, prima erano siepi, adesso sono proprio mattoncini con gomma piuma. Ogni mattoncino è una penalità. Se per caso esci con tutte e due i zoccoli, è bandiera nulla. Nera, nulla. Ecco, sportivamente i fischi che arrivano per Fabio Picchioni, che non ho capito per quale motivo bisogna fischiare. Dai ragazzi, su, un po' di sportività.
Ah, ci sono anche gli insulti, cioè... Allora, mi puoi ripetere? Io non mi ricordo bene. Piazzarola, no? Abbiamo visto... Mi puoi dare... Dicono fateli spostare, poliziotti, ma no, dai, facciamo... rimaniamoli qui, rimaniamoli. Rimaniamoli. Il totale era 534. Adesso della però piazzarola. Anche io devo dire che anche loro dovrebbero avere un pizzico, no, di attenzione per chi sta lavorando, ma insomma, invece sono... Allora, qui intanto il nostro termometro segna 50, ecco. Ecco, 50 e sto, direi. Ecco, Fabio Picchioni nel frattempo sta girando, e questo non ho visto, e mi pare un 100. Che dite voi? Sembrava proprio al centro, sembrava, del bersaglio. Vero? Sì, sembrava al centro del bersaglio. Vediamo la seconda. Stanno andando molto bene. Questo potrebbe essere 80, questo... non lo so. Mm. Comunque, quando sono scarti così che viene quella svirgolata, naturalmente il punto della battuta è quello che conta e non la svirgolata. Oh, volano... Volano dischi. No, ma quelli che stanno sotto al moro, i commissari, sì, rischiano. No, quelli rischiano. Sono abituati a farlo, mette molto paura pure a me quella. È dal 55 che sono sempre loro in realtà, però... Ha chiuso la sua prima tornata Fabio Picchioni per Porta Romana. Allora vedremo adesso come stiamo. Riepilogando chiaramente ancora, Solestà abbiamo 668 punti e Piazzarola 534. Sì, abbiamo sentito bene in tutto ciò, perché anche sentire è un po' difficile. Oh, ragazzi, siamo a 50 caldo, gradi siamo. Sì, sì, posso mettere piedi nella borsa frigo? Scusate. Madonna, cioè. Allora, sì. 50 gradi sul tavolino, 50 proprio, ed è arrivata alla fine della corsa, non è contemplata una misura più alta, quindi potrebbe essere anche di più. Esplode, magari cioè esplode. Non serve a niente metterlo lì perché ci rattrista. Ragazzi, insomma, è ufficiale, via. Siamo a 50 gradi sicuramente. 50 gradi, bisognerebbe fotografarlo, ve lo faccio vedere indietro, non ci siamo spostati. Ci siamo spostati. Ah, meglio. Ah, adesso non vedete più i poliziotti voi, eh? Perché prima li vedevano. Prima qualche lato B c'era. Siccome non c'era, non era male. Dato che loro non si sono spostati, abbiamo spostato noi la nostra mirabolante webcam. A che punto siamo, Flavia? Mi sono persa. Che stiamo adesso facendo? Adesso stiamo aspettando che entri il terzo sestiere. In è gioco. Stato chiamato nel frattempo. Che tu hai di Porta Romana. Sì. È Porta Romana. Quindi adesso vediamo, arrivano i cavalli, sono tutti tenuti dietro in una zona dedicata solo a loro, dove ci sono tutti i box, dove ci sono... Flavia, questo è il caldo. Romana ha appena girato. Porta Romana ha fatto, sì, adesso ecco. Manca il quarto. Questo è il caldo, no, perché mi sono girata, dico, ma che Fabio, ha già girato. Mai dire Quintana, aspettiamo il risultato. Ah, il trattore, è il momento del trattore. Noi nel frattempo attendiamo i risultati di Porta Romana. Dicevo che ci sono di là i box, dove ci sono naturalmente, lo voglio ricordare, tutti i dottori, sia come si dice da noi ad Ascoli, per i cristiani, e per le bestie, ecco, noi abbiamo due grandi squadre di persone preparate che seguono gli animali, che seguono anche, insomma, abbiamo una come si chiama, un'ambulanza fissa con rianimazione, quindi insomma stiamo nell'ordine di grande sicurezza. Quest'anno poi ho visto che c'è stato ancora più impegno per le vie di fuga nei punti aperti strategici, si sono tutti adoperati molto e in campo c'è molto ordine. Questo lo dico proprio da ex commissario di percorso, che ora si chiama coordinatore di corteo. Sì. Il trattore sta andando e lui un applauso per il trattore, un che applauso, sta passando davanti, bravo, a noi, bravo Mario. Abbiamo, ciao, il punteggio. Bravo Mario, bravo Mario, il trattorino. Tempo 53,4. 80 al tabellone, 80, 100. 592 punti per Porta Romana, il terzo sestiere. Sempre Porta Solestà prima. Sì, sempre Solestà a 668. Segue, ma perché ancora Romana non ha girato maggiore, ragazzi? Maggiore, Sant'Emidio. Vedremo. Alla Quintana di luglio, per esempio, ho avuto il piacere che non provavo da tempo, che mi prendesse un colpo, perché alla fine della prima tornata di tutti i sestieri è uscita Sant'Emidio era primo. Allora ho detto, un miracolo, Sant'Emidio. Okay, ero felice anch'io, ero felice anch'io. Comunque è tutto bello qui, anche con il caldo, vedere l'entusiasmo, i
rigori, la gente che si abbraccia, è una cosa sempre veramente emozionante. Quando passano i cavalli noi siamo veramente sul tracciato, a 5 metri sentiamo tremare il terreno a terra degli zoccoli di questi cavalli, che poi sono puro sangue inglesi, maggior parte sono dei cavallini che sono una delizia. Il nostro è una Quintana molto dura anche per gli animali, ma vengono scelte accuratamente le bestie più capaci per fare questo tipo di lavoro, vengono fatte i controlli costantemente e vengono poi quindi iscritti al torneo e ammessi se hanno delle determinate caratteristiche che devono avere, insomma. Nessuno vuole rischiare, gli animali li amiamo veramente, e c'è un grande ensemble tra uomo e animale in questa competizione. Immagino. Comunque oggi è dura per tutti, sto accusando davvero il caldo, ragazzi, qua è terribile. È terribile. Di brodo, ho capito che non è possibile, bisogna mettere dell'acqua fresca, potrebbe venire un attacco. Apoplettico. Non si sa, non si sa. Allora, meglio stare tranquilli. Esatto. Ma anche con quella fredda devi stare attenta, perché... No, vorrei riempire questa qua, questa poi la butto perché era troppo bollente. Se tu potessi riempirmi la bottiglietta, oh via Nini, un po' vien da parlare toscano, perché vabbè, io sono cresciuta vicino Firenze e allora sulla in campagna da mia nonna tra Firenze e Siena, quindi andavo anche a vedere la gara di Siena, il Palio di Siena. La brutta copia della Quintana. C'è la vero? Nuvola. C'è la nuvola di Fantozzi. Salutiamo, sì. La nuvola. Grazie, sì. Nuvola. Qua, un attimo, e sono 40 gradi adesso, da 50 che si c'è. Si sta molto meglio. Un applauso alla nuvola, veramente. Un grazie. Golfino, perché questo cambio da 50 a 40 un attimo potrebbe... Sì, quasi potrebbe... freddino, no? No, fantastico, ecco, se ci voleva un break. Ci voleva un break, la nuvola ci sta venendo in soccorso. Anche per, a parte adesso i figuranti sono tutti seduti sugli spalti, che ogni sestiere ha uno spicchio dalla parte dell'ingresso della porta della Quintana, del percorso, e quindi sono... Le persone si stanno riposando, hanno bevuto tutti l'acqua, perché fare un torneo, cioè fare una sfilata come questa che dura un'ora dal momento in cui parti e in cui entri dentro al campo. Poi dentro al campo bisogna fare pure, c'è tutta la disposizione dei vari sestieri, uno a destra, uno a sinistra del gruppo comunale, e quindi alla fine per fortuna si sono riposati. Invece quelli che soffrono... Attenzione, c'è un riepilogo del punteggio in maniera, sì, molto bellissima, alta tecnologia. Potete vedere i punteggi che ho scritto io a mano e sono inquadrati. Ma noi siamo per... Non so se capite, noi ci diamo da fare per quello che vedi, però si legge tutto. L'importante è che sia leggibile, noi diamo informazioni... Attente. Sì, sicuramente a fine della prima tornata faremo un riepilogo del punteggio, quello è poco ma sicuro. Perché ancora saranno tre le tornate. Ringraziamo Luca che ha prontamente portato il nostro segnapunti davanti alla telecamera. Ed eccolo che arriva l'uomo eroico che corre per il sestiere di Porta Maggiore. Il piccolo Mattia Zannori. Ecco che sta entrando. Alla sfilata di luglio, lui ha fatto la sua prima giostra a luglio, quando è passato durante il corteo un signore gli ha detto: non ti preoccupare Coc, tanto peggio di chi gli altri non può fa mai. Quindi questo è lo spirito giusto. Giovanissimo anche no, lui. No, invece chissà che non sia la volta buona, non si dice mai Francesco, cosa. Non si fanno queste cose. Però ormai, su, dai, sono 35 anni, ma non è che la colpa è mia. Vabbè, anche quest'anno si vince l'anno prossimo. Benissimo, vedo dai che Mattia, vai Mattia. Funziona benissimo lo streaming. Il cavallo ha difficoltà a partire, a volte sono un po' nervosi, sono situazioni difficili. Eccolo, con questo un era gran Francesco. Salto. È partito. Bellissimo, bravo, bello, bellissimo, bello. Con una grande spinta, Questo ragazzo. Mi pare che stia spingendo. Questo ragazzo sì, è occhio molto bravo. Alle curve, perché è difficile. Il cavallo è anche un po' pesantino, ma no. No, bellissimo però, bello, bello.
ce l'ha fatta? Dimmi che non si è alzato niente. No, qui non si è alzato niente. Fuoco adesso. No, una rosa, due rosse, ne ho viste due. Abbiamo già due penalità. Qua una penalità c'è. Vabbè, ma qui è facile, ragazzi, è stretto. È strettissimo, hai capito? Vediamo un po'. Eccolo. È il primo buono. Va bene, sto ragazzo c'ha un'energia comunque. Spinge, eh? Il tempo secondo me è ottimo. La sensazione è no, la lancia è pesante. Eccolo, sta facendo l'ultima curva. Allunga. Dai, dai, dai. Rettilineo finale. È passato. Chiuso. Allora, spoiler, sicuramente un paio di penalità ci sono state, quindi già bisognerà togliere una sessantina di punti sperando che siano solo 60, ecco. Perché appunto le penalità sono 30 euro, sì, 30 euro. Questa è la multa che ti fa la polizia per le avance che fai. Sì, infatti poi già io prima un momento di goliardia che subito, no? 30 euro. 30 euro, già sto dando, sbarrellando e dando i numeri. Sono 30 punti di penalità ogni penalità. E vanno a sommarsi per questa somma algebrica che alla fine darà il numero del punteggio. Adesso aspettando appunto... Ci chiedono, non siete pesato Luca Val? Per sapere, questi sì. Vengono fatte le analisi, tutto, sono controllatissimi. Chi parte dopo adesso in ordine? Allora, dopo Maggiore, no, porta tu fila. Ah, porta tu fila. Porta tu fila e chiuderà Sant'Emidio. Bene. Santa Middie. Allora, la nuvoletta ci ha lasciato. Ci ha abbandonato. Però ci ha dato modo di riprendere. Un attimo di respiro. Ecco. Ecco che è stato chiamato Elia Cicerchia. Elia Cicerchia. Per il sestiere di Porta Tufilla. Sì. Dai colori, Francesco? Nero rossi. Grande. Bravo, è così, subito. Bravo, bravo. Era l'effetto sorpresa. No, pensavo alla cicerchia. La cicerchia non era un legume, una cosa... Un legume povero, tipo, diciamo. Tipo le lenticchie. Esatto. Tipo, però è... ceccio. Ecco il punteggio per Porta Maggiore. 53,8, pari a 324 punti. Alla tabellone. 53,8. 100, 100, 100 per Mattia. Due penalità. Almeno 60 punti, totale prima tornata 500. 564. Beh, comunque non è ultimo per il momento. Piazzarola sta in questo momento col punteggio più basso di 534, 10 di differenza. Adesso vediamo lo standard. Qui lo standard c'è poco da fare. Lo standard, insomma, il tempo da battere è 53,8. Ecco, no, scusatemi, ho detto una stupida, 51,6. Il punteggio totale invece adesso sta a 668, ma siamo solo alla prima tornata, poi ce ne saranno tre, quindi tre assalti, no? E di tre tornate. No, una tornata, tre assalti, insomma quasi. Mancano due tornate di tre assalti ciascuno. Ecco, esatto. Allora, qui ci vuole un sorso d'acqua, signori. Idratatevi. Bisogna che mi bagni un attimo. Sì. Sì, sì, il viso è... Un attimo, scusatemi, appoggio il microfono perché... Ecco, adesso si sta preparando l'altro... Porta Tufilla, l'altro cavaliere. Eccoci, cerchia. Severino. A posto. Allora, sì, naturalmente qui sì, l'ideale sarebbe che ci fosse una doccetta dove uno va. Molto nervoso il cavallo. Ha fatto un salto nella partenza incredibile, molto nervoso, ma velocissimo. Vediamo come va. Si appropinqua. Sì. Ecco, chiude il primo giro in velocità.
I nostri tecnici hanno fatto partire il cronometro comunque. Anche? Vediamo. Sì, 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 sì. Ormai potenti mezzi di radio. Vediamo un po' al primo assalto. Al 21 secondi. Che sta succedendo? Nera. Nera. È uscito. Niente. Porta tu nulla. Fila. Finisce nulla, qui. Finisce qui la prima tornata. E quindi, che hai e quindi in questi casi è quasi impossibile tornata recuperare. A zero. È impossibile recuperare. Dovrebbero tutti fare un'uscita nulla, okay. E allora si rientra in gioco. Ma può succedere di tutto alla Quintana. Tornata nulla per... Tornata nulla per Porta quindi Tufilla. Quindi porta a casa zero questa tornata. Eh sì, zero. Zero. Per questo che è importante anche un po' di tattica ogni tanto. Non bisogna... Non forzare. Ma non alla prima. Mai alla prima. Cioè uno si deve saper amministrare perché... Se no, non. Poi sai, il cavallo era molto nervoso, ha fatto un salto quando è partito con uno slancio, quindi stava troppo carico. Poi ho visto che ha aggiustato il tiro sul primo assalto in ritardo con la lancia, quindi è arrivato un po' sbilanciato, mi è sembrato. Quindi io vorrei... lungo, e quando ha fatto la curva, lì ha avuto problemi di. Mandiamo un abbraccio a Stefania Bustacchini che ci aveva scritto vai tu Filla. Ma Stefania, tu lo sai che Stefania grande. Tu lo sai che tanto la Quintana non è, signore, è ancora lunga, è ancora lunga. Io ho mia figlia che fa parte di tu Filla, che si è sentita male, poi povera pupa. Allora di mamma. È incredibile questa la chiarina. Muore. E non è partita per niente, è venuta poi direttamente qui, la sfilata non gliel'hanno fatta fare, è andata proprio in tutto. No, vabbè, ma quindi... erano state date proprio delle direttive che chiunque avesse avuto dei problemi di tachicardia, nausea, esatto, o comunque sì, dei fermi, disturbi, fermi. Avrebbero potuto. Spero stia bene la mia pupazza, che salutiamo. Ma lei è forte come la mamma. Noi ciao, così, Bibi. Così ci si fa le ossa, insomma, così bisogna tirarla la corda un po', se no l'allenamento non c'è. Anche perché poi noi dovremmo partire e andare in Calabria, dove fa molto caldo. Ecco la lancia di Sant'Emilio. E quindi noi qui facciamo un bellissimo diciamo, approccio ai caldi calabresi. Ma io mi volevo dedicare più alle dame, devo dire. Siamo molto lontano. Tu sei soddisfatta perché hai poliziotti, cavalieri, cavalli. Io invece capito, le dame sono interessate. Allora senti qui... Cocco, tu già me e lei che su siamo una bionda, una mora, su questo non c'è dubbio, cioè, su questo ce n'è per non tutti c'è i gusti, assolutamente. Non allora ti distrarre. Però siccome parlavamo di Quintana, nell'ambito della Quintana le dame mi affascinano, lo ammetto. Allora vediamo un po' se la Croce Rossa ci deve dire qualcosa. No, allora ecco, eccolo adesso Enrico Giusti per Sant'Emidio. Il cavallo è piccolino, eccolo, un po' nervosetto, eccolo, vai, parte, è partito. Vediamo come sta andando. A me mi sembrano veloci tutti, che vi devo dire, mi sembrano tutti rapidissimi, però ecco, bisogna stare attenti, fermi. Lasciatelo, ecco, ha finito il primo giro, fa la curva, affronta adesso il rettilineo del primo assalto, è in asse, non si vede qui quanto è andato, mi sembra discreto, però potrebbe essere stato anche un 80. Secondo assalto, rettilineo, questo è 100 mi sembra. Ultimo assalto, piano Enrico, eccolo. È una persona che è molto precisa, ecco, questo mi è sembrato abbastanza preciso come... Vediamo, sta facendo l'ultima curva, entra nel rettilineo di arrivo, spinge la puledrina, chiude il percorso. Bravo. 13 anni il puro sangue inglese, Trilli mi pare? Boh, non ho sentito. Quanto campa un cavallo? Ma dipende insomma che ci fai, se lo porti in guerra, se lo porti in guerra. Io non sono un'esperta di cavalli, quindi proprio mi becchi nel punto, anche se ho montato sì, che sono stata messa in sella da Angelo De Angelis, che è stato un esperto di monta, no, no, è stato un fantino della Quintana.
mi sembra anche con Sant'Emidio, Angelo De Angelis, io adesso non me lo ricordo con chi correva, io ero ragazzina. E quindi insomma ho la mia esperienza pure, però ecco, quelle cose così che fai perché vanno fatte, non di più. Però la monta è divertente, notoriamente. Oh, allora nel frattempo saluto le forze armate, mi complimento, siete tutti molto belli, ve lo voglio dire proprio personalmente, ha fatto piacere vedervi lì, non vi spostate troppo. No. Bene, ci fa piacere, ecco. No, lo devo dire perché vanno gratificati, bei sorrisi, carini, tutti un po' palestrati, mamma mia. Te capì, direbbe la... Ma io volevo sapere il punteggio di Sant'Emidio. Adesso stiamo aspettando che sono arrivati i cartelli lì dove ci sono i i giudici di gara. I giudici di gara con tutta la valutazione, con tutti i cartelli, valutano la posizione del centro. A che non punto penso abbia avuto penalità. No, no, se no lo vedi alzi la bandiera. No, no, senza, percorso netto. Percorso netto, però adesso vediamo a quanto stanno. Devo dire che vedo che già c'è una parte che è veramente fortunata, perché io guardo con invidia cioè gli spettatori che sono in ombra. E adesso abbiamo la tribuna tutta in ombra e si vede... Aspettate, sentiamo, sentiamo. Sant'Emidio, tempo 53.2, pari a 336 punti. Alla tabellone 80-100, totale prima tornata 596 punti. Non è male, secondo me. Siamo credo. Andati bene, mi pare che potremmo dire che siamo secondi. Eh sì. Perché gli altri sono più vicino a noi, vabbè, a parte Solestà che è, abbiamo detto 668, abbiamo subito che sotto a noi con 592 Porta Romana. Porta Romana. Che ha fatto anche Porta Romana 80-100 al tabellone, quindi sul tempo loro hanno fatto 53-4 e noi 53-2, quindi siamo avanti solo per due decimi. Mi pare che sia un bellissimo risultato. Guerriglia sul secondo posto per il momento. Da quello che capisco la tornata di Solestà è veramente difficile da avvicinare, no? Tempo più basso di tutto sì. È 300. Sì. 300 senza penalità. Diciamo che una cosa che bisogna dire, quello che ti frega, ecco, per esempio, Maggiore ha fatto tre centri, quindi 100-100-100, poi però ha fatto due penalità, quindi si è rimangiato tutto quello che ha fatto. Perché come tempo è 53-8, quindi è sempre un tempo anche di Romano. Solestà c'è il miglior tempo e il miglior risultato, quindi... certo, non c'è dubbio. E questa anche la classifica al termine della prima. Allora, la classifica zero punti in Tartufilla, quinta posizione per la Piazzarola, con quinta per Piazzarola, con 534 punti. In quarta posizione Porta Maggiore, Porta Maggiore. Poi c'è Romana 592, Sant'Emidio seconde 596, al comando Porta Solestà 668, Luca Innocenzi. Adesso se volete il nostro tecnico Luca vi farà vedere anche tutti i tempi e i punteggi ottenuti al tabellone. Che mi sono persa qualcosa sulle dame? No, le dame sono lì, sono molto lontane. Direi che al massimo adesso già qualcuno andrà a fare la pipì. Ecco, questa è l'unica cosa che ci possiamo perdere. Vabbè, una delle dame di Mai Dire Quintana è già andata, mentre l'altra parlava con Francesco, quindi ecco... Sì, qui ci dobbiamo scambiare. Sì, può bastare, grazie, ringraziamo la manovalanza, che se non ci fossero Sergio e Luca saremmo persi ragazzi, persi. Vedo che forse qualche nuvoletta si potrebbe riavvicinare a breve, Comunque, penso che anche il momento peggiore sia passato, non ti sembra anche a te, Arianna? Io sì, vedo che si sta sì, più se fresco. Se Dio vuole ci avviciniamo anche all'ora del tramonto, quindi magari riusciremo anche a respirare un pochino. Adesso già quei 50 gradi di prima potrebbero essere diventati tranquillamente 44, 43. Non lo so, non credo ancora. Dici di no?
Ecco che stanno di nuovo innaffiando il campo e quanto vorrei essere lì in questo momento. Non puoi capire, esatto. Perché sì, sì, sarà abbassata leggermente la temperatura, ma comunque sempre che siamo ben cotti qui. Allora, ci sono qui anche altre, vedo, fotografi se, e non anche... telecamere, persone che riprendono, addetti ai lavori, vedo che c'è anche, insomma, ci sono diverse cose interessanti, probabilmente saranno diverse dirette, chissà come... ma mai fighe come la nostra, come... mai, è impossibile, anche se io sono veramente abbacchiato dal caldo, lo ammetto, sono veramente... Sì, devo dire che non è facile, io volevo essere un po' più brillante, ma... L'ormone ha fatto il suo effetto ormai. Ho dato in quel momento il canto del gallo. È stato un momento, tra l'altro noi abbiamo anche un amico che potrebbe aiutarti con la questione ormonale, se non erro, quindi... Sì, chissà se interviene il sessuologo. È in linea, proviamo a chiamarlo. Potremmo provarlo a chiamare perché lui ci aveva garantito la sua presenza. Questo è il dottor sessuologo Giacinto Martinoni. Noi l'abbiamo contattato perché abbiamo detto che questa quintana nasconde anche una simbologia un po' fallica in questa lancia. C'è un rito anche all'inizio della parata, prima della giostra. Sai com'è, vado in tilt, certo, con il caldo. Ma chi lo dici? C'è un momento molto interessante che è quello in cui la dama deve stringere il fazzoletto in cima alla cima della lancia. Secondo questo professor Martinoni, allora vediamo, pronto Martinoni, sei in linea? Martinoni? Buonasera, sono il dottor Giacinto Martinoni, docente di sessuologia applicata presso la facoltà di medicina dell'università Alma Mater Studiorum di Bologna. Siamo felicissimi, insomma, di averla qui. Lei è un'eminenza in questo campo. Moscimo, mi occupo prevalentemente del rapporto che esiste tra la vita quotidiana e il scescio. Un brivido mi percuote al solo nominare questa magnifica parola. Scescio. Dica. No, ecco, ha visto prima questa, l'abbiamo fatto vedere in streaming, questo momento in cui la dama deve, per buon auspicio, legare il fazzoletto sulla cima. Allazza il fazzoletto sulla cima della lancia in resta. Allora, adesso un attimo, perché qui bisognerà che aspetti il nostro professor Martinoni, perché abbiamo la seconda tornata di Luca Innocenzi, quindi dobbiamo vedere come si procede. Il suo record per il momento imbattuto. Vi stavo seguendo prima in diretta, ecco, e mi sembra di capire che tale Innocenzi sia particolarmente forte, sia il più... Beh, sprizza ormoni da tutti i pori. Flavia, siamo calmi, che qui è una giornata strana, ecco, questo caldo. Eccolo che è partito. È partito l'Innocenzi. No, è ripartito l'ormone della Flavia. Ah no, è ripartito anche il... Comunque l'effetto Innocenzi questo, perché vediamo che quando arriva Luca Innocenzi in campo, ecco, la nostra, vedi? Flavia viene... Non so, ma anche questa è la forza dell'ordine che stanno qui davanti, devo essere sincera, ci siamo anche scambiati dei sorrisi. Vediamo un po', che è un cento? No dai. Non vedo. Ma bisogna un po' guffare, sì, mi pare. Mica vedo, no, non sono sicura. Questo lo vedo. Sta andando forte anche stavolta. Secondo sicuro che era 100. Sta andando, eccolo, per il più terzo. Forte penso della, mi sa della che, prima. Oddio. Si sta scaldando. Adesso sta girando, ultima, ecco, curva. Non so se sentite rettilineo finale di Solestà che abbiamo al nostro fianco. Rettilineo finale, ecco, a chiude il percorso. Termina la sua seconda tornata, Luca Innocenzi. Sorridente come al solito. Beato lui. Come fai a non sorridere se sei Luca Innocenzi alla Quintana di Ascoli? Oh, eccomi, allora sono qui, dico, quindi Innocenzi, aspettiamo il punteggio. Allora, adesso, teoricamente, no? Dottore, la zittirò io quando diranno il punteggio, non molto si preoccupi. Bene. Allora, stavo dicendo che esiste certamente un grande rapporto tra la Quintana, tra la zostra cavalleresca. La zostra cavalleresca, il torneo cavalleresco e il rapporto con la fanciulla, con la dama.
puntata. Ma non hanno detto il punteggio. Adesso, no, ancora, adesso stai tranquillo. Intanto hanno chiamato il successivo. Nicolas Lionetti, sì. Perché la Piazzarola sta per entrare in campo per fare la sua seconda tornata con il giovanissimo Nicolas Lionetti. Vi lascerei in questo momento. Casomai reintervengo, ce lo ritengo opportuno. D'accordo, l'aspettiamo, noi siamo qui. Grazie, perché scego anch'io. C'è la nuvoletta, c'è la nuvoletta. C'è la nuvoletta, è il momento c'è la nuvoletta più bello e seguo con fervore anch'io questa manifestazione. A dopo. È il momento più bello, quando va via il sole. Mamma mia, questo è un momento. Comunque, allora, se cari amici... Mi è molto simpatico a me il dottor Martinoni. Io lo richiamerò più di una volta perché devo capire anche... Una consulenza. No, a me, esatto. A me. Perché mi piglia in questa maniera? Cioè... Il punteggio della seconda tornata di Luca Innocenzi per Porto Asso. Vediamo. 53-1. Al tabellone 100, 100 e 80. Totale della seconda tornata. 618, totale. 1286 punti. Un buon giro, non a livello del precedente, ma insomma. Beh, potrebbe essere interessante, insomma, ci ha messo 53 e 1. Quindi leggermente più lento della prima tornata e ha fatto un 80 invece che 300. 53 e 1, voglio dire. E prima ha fatto 51 e 1. Sì, però stiamo già, cioè lui comunque è il miglior tempo lo stesso perché poi c'è Sant'Emidio che ha fatto 53,2, dopodiché gli altri sono tutti più lunghi, quindi comunque rimane il tempo migliore anche se gli altri ripetessero tutti gli stessi tempi. Vabbè. Pensa un po'. Quindi adesso vediamo, parte la Piazzarola, Nicolas ha fatto la prima tornata con 53,8 e ha fatto 300-100-100, quindi ha avuto un ottimo punteggio sul cartellone. Vediamo, e oltretutto adesso è in ombra, quindi non c'è sole, e anche insomma il sole è sempre una luce contraria che ha, e anche il cavallo. Ci agita il cavallo, tu che sei esperto. Ecco, è un po' molto nervosetto. La bestia è nervosa, sta piano piano viene messo in direzione, lasciata, ecco, parte, sta andando. Ora, ecco, ha passato ora il via, prima curva, c'è un silenzio adesso, incredibile. Si sta, vedi, già dalla seconda tornata si... Ha fatto la seconda curva, entra adesso nel rettilineo per il primo assalto. Ben posizionato. Questo prima ha fatto 100, pure questo sicuramente, l'ho visto. Secondo assalto. Ecco, io adesso ho tutta la visuale coperta. Ci sto io. Ok, 100 questo, sì. Questo è bravissimo comunque. Poi si vede l'assetto. Mette questa lancia proprio perpendicolare da subito. Guarda com'è fermo. Però vediamo, l'importante è anche i punti e non avere penalità. L'ultimo perché... non sono riuscita a vederlo. No, neanche io. No, è un po' lento. Boh. Ma guarda che l'importante, una cosa fondamentale è il centro, perché se vai veloce ma prendi un 60... Certo. E se vai veloce prendi mattoncini rossi. Esatto. Quindi è meglio fare una corsa magari un po' più contenuta, regolare, ma cercare... Non prendere penalità, evitare, e fare più punti, esatto, possibili al bersaglio. Se esci con due zoccoli fai nullo, come ha fatto Villa, quindi voglio dire, quello è demoralizzante, perché se tu è vero che fai un nullo, alla fine ti arrabbi da morire, perché alla fine l'ultima tornata che fai nullo, ti arrabbi se hai fatto buoni tempi. Certo. Però te taglia le gambe immediatamente fare... un nullo alla prima tornata, e quindi insomma mi dispiace molto, è sempre brutto vedere i nulli. Bandiere nere non ci piacciono. Noi vi ricordiamo che potete essere in collegamento con noi, basta seguire la nostra diretta Facebook e scrivere nei commenti ciò che volete che vi diciamo, insomma, quello che volete sapere da noi. Comunque siamo ancora vivi. Ma e chi l'avrebbe mai detto? Io non posso tenere aperto il telefono perché ho visto che è impossibile, si surriscalda, era arrivato a 50 gradi il telefono, sì, stesso. Non è possibile. Il PC coperto dall'ombrellino ci dice che siamo ancora in diretta, c'è gente che ci segue, ci fanno i complimenti perché andiamo
siamo più veloci dell'ente Quintana a mettere la diretta. Ma noi così ci piace, poi andiamo con cose semplici, che quindi andando direttamente su Facebook il filmato è anche già compresso, quindi è più leggero, insomma viaggiamo leggeri e snelli, Benissimo, adesso invece aspetteremmo i risultati di Nicolas Leonetti. E no? Dovrebbe entrare? Deve entrare Porta Romana adesso. Romana. Sì. Ecco il punteggio. Eccoci. Per la Piazzarola il tempo 54 e 30. 100, 180 al tabellone. Una penalità. Ah, l'ha fatta uno. Che non abbiamo visto. Totale 1098 totale, 564 alla seconda tornata per Nicolas Leonetti. Ma senti la voce in inglese, o che dà lo speaker in inglese che dà il punteggio? Ma noi anche qui siamo in abbiamo la possibilità, telefonando annunzia la mia corrispondente di Kijirue dalla Calabria, di fare una so che ci seguono da Calabria tutti i nostri amici calabresi con cui siamo stati in contatto, che salutiamo. E quindi che salutiamo tutti, e allora chiamiamo Nunzia e ci facciamo fare una, cioè una diretta in calabrese, perché lei una traduzione in calabrese. Sì, una traduzione, una cronaca in calabrese della Quintana di Ascoli Piceno, ragazzi, non mica, non è cosa da poco, cioè, solo da noi, se c'è. Vediamo se allora c'è. Vediamo se riusciamo a metterci in contatto con Nunzia. Pronto Nunzia, ci sei? Mi dicono dalla regia che dovresti essere in diretta. Pronto? Nunzia? Pronto? Ah, ecco, ti sentiamo. Ma qua? Non sento niente. Nunzia, pronto? Nunzia, siamo noi, Radio Incredibile, Ascoli Piceno, la Quintana, mai dire Quintana. Ascoli Piceno, ah, Quintana, mi avevo riconosciuto, scusatemi. Allora, sono contentissima, vi sto seguendo sul web. Io... sul web, quindi sì, hai visto che adesso Porta Romana ha iniziato la sua seconda tornata, scusami Nunzia per il disturbo. Assolutamente, fai te, hanno iniziato, adesso faccio direttamente io. Non conosco sto ragazzo, ma quanto è bravo, picchioni, ma quanto corre. Picchioni e sta correndo, io non vedo niente. Ci penso io, Nunzia. Sta andando, ecco, il primo ecco, assalto. 20 secondi al primo assalto. So bestie bellissime, Sti cavalli, certo, bellissimi. Nunzia, certo, il cavallo. Quello di prima aveva una cosa tanta. 30 al secondo. Mi pare un bel 100 questo, o sbaglio, perché io da qui non vedo Francesco. Ma io da qui non vedo nulla. Ah, cioè... bene, perfetto. Abbiamo scelto, ci hanno dato una postazione veramente comoda, perché vediamo praticamente tutti i lati B della polizia, dei vigili del fuoco, della Croce Rossa Italiana. Vediamo a quanto chiude, 53,6 dovrebbe essere. Questo è uno spoiler, ma bisogna vedere se poi è vero. Anche io sono molto affascinata da questi lati B. In Calabria non se ne vede così, eh? No, eh? No, non se ne vede in Calabria. Come so i culi in Calabria? Insomma, la zampa è corta. La leva corta. La zampa è sempre un po' corta, ma... dopo, vabbè. Dopo magari ci sono altri pregi. Insomma, capite... la parte sotto del cavallo. Si fanno perdonare, si fanno perdonare. E quindi sì, e quindi Nunzia, ti appassiona la Quintana però. La seguo da tantissimi anni, da quando conosco Flavia Cappa, che ci conosciamo qua d'estate a Stallettin. Perché lei viene in vacanza, Flavia. In campagna, sì, qua in vacanza, in collina, è molto ventilato. Lei viene sempre, dopo che c'è stato Sant'Emidio, e per il 16 di agosto, che è San Rocco, di Stalletti, il protettore di Stalletti, lei viene sempre. Ah. E vediamo i fuochi insieme. Bello. E sono molto interessanti perché in Calabria si spara a uomo. Cioè, altezza uomo? Si spara a uomo, quindi... e sono spettacoli fantastici. Immagino, certo. Piace molto, c'è chi ci torna. Tutti a terra, devi buttare... Tutto, ma c'è, devi anche spegnere i fuochi, ci stanno forze dell'ordine, ma sempre zampa... più belli, chissà. Certo, questi... va bene, adesso vi saluto che devo andare a mettere il sugo, che stasera facciamo a parmigiana ripiena, devo friggere le melanzane. Una cosetta leggera, così estiva, per i 50 gradi che abbiamo noi. Sì, ma anche qui, fa caldissimo, ma faccio il morsello di trippa e di maiale, tutte e due in tapita. A pitta è una pizza che ci si mette a panino, no? E ci mette in tapita, ci mette un morsello di maiale. Morsello? Il morsello di maiale o il morsello di trippa, hai capito?
tutto con Duia, naturalmente, certo, condito dall'Anduia. E io ogni tanto, quando vengo ad Ascoli Piceno, vado sempre a un peperoncino, che c'è un mio amico che sta lì e c'ha un ristorante calabrese. E qualcosa, anche una cosa riesco a mangiare. Molto anche bello. Un po' di pubblicità per il locale ascolano, esatto, con un amico. E nel frattempo passa il trattore. Devo dire che mi è piaciuto molto, lo farò fare pure da noi. So, davanti a un trattore c'è la fotografia di Santa Meglio. Ah, hai notato? Cioè, il ecco trappo, il punteggio il per Porta Romana, scusami Nunzia. Tempo 53-4. Al tabellone 100-100-100. Per un totale della seconda tornata 632 punti. Totale 1224. Sta in testa? Ci abbiamo sempre 1286, chiaramente. Solestà. Sta andando bene Porta Romana, quindi ha fatto 300-100-100, il tempo è discreto comunque, perché... Ecco. Poi se non sbaglio aveva vinto l'anno scorso Porta Romana, una delle due, o luglio-agosto, mi sembra di sì. Nel 2016, sì, quando... ha vinto con Fabio Picchioni, esatto. Quando sì. Luca... Però l'edizione di agosto, perché quella di luglio invece è stata vinta da Porta Tufila con Massimo Gubini. Esatto. Adesso cosa accade? Adesso pubblicità. Nel frattempo va il trattorino. Che deve riappianare tutto. Ci sono anche i commissari di percorso che con quella specie di... arnese, vedi che ha una forma particolare, una pialla. Sì, devono abbattere, chiudere i buchi, toppe, fatti il terreno gibboso, fatti dagli zoccoli dei cavalli. Ho sempre sognato di dire terreno gibboso. Come sei bravo a dire queste cose. No. Ore e ore e ore di Radio Cronaca, ascoltata la radio di tutto il calcio minuto per minuto. Eccoci. Madonna, ragazzi, che cazzo. Salutano tra l'altro Arlac Agostini, saluta Nunzia. Ciao Carla. Arlac, noi dobbiamo parlare come Facebook, bisogna certo. Seguire Arlac, i nickname. Arlac, sì, ma conosco, ma ricordo, so che si chiama Carla. Ecco. Cioè, mi chiedono anche, Flavia, ripeti, si è bloccato tutto sul fallo. Fallo? Sul fallo. Probabilmente prima quando parlavi col sessuologo, che parlavi della lancia che insomma, esatto, poteva avere un qualche... Io chiederei al nostro tecnico nel frattempo di far vedere il parziale della seconda tornata, grazie Luca, che adesso metterà davanti alla webcam il segnapunti meraviglioso anche con il nostro tabellone elettronico, eccolo qui. Spero che sia abbastanza chiaro per voi. Questo è il parziale che vede in testa comunque sia Porta Solestà, seguito da Porta Romana e dalla Piazzarola. Adesso vediamo, perché è solo la metà della seconda tornata. Nel frattempo ringraziamo ancora Claudio alla regia, Sergio e Luca a livello tecnico che ci stanno salvando la vita e si stanno sciogliendo soprattutto con noi. Io sono molto felice invece di avere al mio fianco per la prima volta Flavia Cappa, di cui avevo tanto sentito parlare, che conoscono tutti qui ad Ascoli. Ascoli è un personaggio assoluto, Flavia Cappa. Un personaggione, e ho avuto anche l'onore di conoscere Francesca Leuteri. Noi ci siamo incontrati oggi per la prima volta. È vero. Stato un'emozione. Ti ricorderai la tua prima Quintana con me. Con Radio Incredibile, con Arianna, fantastico. No, sono molto, sono incuriosito, sono rapito da questo, nel mondo della Quintana, di cui non conoscevo praticamente nulla, se non in questi giorni che ho frequentato un po' il sestiere di Sant'Emidio, insomma. Anche perché, diciamolo, adesso tu sei diventato ascolano. Sì. E quindi vivendo qui ad Ascoli non puoi esimerti, insomma. Devo subito entrare nel clima, nell'atmosfera della Quintana. Non sei sicuramente una persona che così non si lancia all'interno dei giochi. No. Comunque ho appena saputo da Claudio che sta pulendo casa mentre segue la nostra diretta, quindi che brava ragazza che è Claudio. Che brava ragazza. È proprio una brava marita. Salutiamo la famiglia Siepi, anche la moglie Lilia e Riccardino, la nostra mascotta arancione, dai capelli arancioni come il nostro Geco.
Ad Ascoli potrebbe essere chiamato anche Claudio Fratta, perché la siepe è un po' una fratta. La fratta. Arreta la fratta dietro alla siepe, quindi Claudio Fratta. Claudio Fratte. Claude Bush. Vabbè. Vediamo allora, un posto. Siamo a metà della seconda tornata, quindi siamo a metà gara in realtà. Sì. Esattamente sì. A metà gara, credo. Vediamo quello che verrà fuori. Sì, io sono gara. Molto emozionata in realtà, non so per quale motivo, però in realtà c'è una certa ogni volta c'è anche una certa incertezza ancora, no? Sui primi posti, insomma, sono vicini, Solestà e Porta Romana sono vicini, boh, sì, 60 sì. Punti, non so quanto siano certo. Ma il bello della Quintana è proprio questo, che ci sono tante sorprese, potrebbe succedere veramente di tutto, o potrebbe andare tutto liscio e rimanere tutto così, molto prevedibile. Però in realtà è bello per questo, perché tutto può sempre succedere, tranne che vinciamo noi, però tutto il resto è sempre molto possibile. Però pensa che festa, mai dire pensa mai che niente, festa, senti, quando vince, quando vince da la noi, porta maggiore. Nel nostro sestiere si dice, non vengem, ma se vengem. Certo, ma giustamente. Allora, devo dire che ho notato alcuni cambiamenti nell'assetto lì delle magistrature, dove c'è il palco di tutte le dame. Quest'anno hanno messo le gambe a vista delle donne, vedi, i vestiti, hanno fatto una gradinata rossa rivestita di perché mentre raso. Prima era coperto davanti e c'era una davanti una protezione di legno dove c'erano gli stemmi, gli scudi di tutti i sestieri e quindi tu riconoscevi lo scudo del sestiere con dietro la dama, sì, quindi c'era lo scranno. Stesso, Adesso però hanno forse cambiato i posti e non c'entravano più e hanno tolto tutto insomma quel baraccone e hanno rifatto una gradinata semplice, avevo visto. Sono più ordinati, devo dire. E poi vedere e apprezzare anche l'abito della donna nella lunghezza non è male, perché questa balaustra che stava davanti alle dame le limitava un po', quindi si vedeva la scollatura e basta, il volto e la scollatura. L'insieme, vedere questi colori... è bello, ci piace. Scusate, devo dire. Ma ci stanno seguendo dalla Puglia. Un saluto a Retrab che fa parte della famiglia incredibile. E oggi doveva essere qui con noi, invece sta allegramente in vacanza. Beato lui, salutiamolo. Però dice che avrebbe avuto moltissimo piacere di stare qui a morire di caldo con noi e a dire un saresti po' di stato il benvenuto. Stupidaggini anche con noi. Retrab. Sarebbe stato il benvenuto. Che non lo chiameremo per nome, Retrab, lo lasciamo così. Il nostro biologo preferito. Comunque va meglio, eh? Adesso è coperto. È la nuvola che ci viene in soccorso. Cioè, potremmo quasi tirare fuori il termometro per vedere che cosa ci dice in questo momento. La notizia. Ecco che è stato chiamato Mattia Zannori dal sestiere di Porta Maggiore. 39, siamo migliorati. C'è bisogno del golfino adesso, perché siamo a 39 gradi, ragazzi, non vorrei primi freddi, agosto sì, è capo d'inverno, ricordiamo. Ferragosto, capo d'inverno. A casa mia era agosto. Ferragosto. Vedi? Anche in Calabria si dice ferragosto, capo d'inverno. Ecco, vedi, niente, a casa mia già dal primo agosto cominciavano a martoriarmi, magari a ferragosto mi sono passati. A Monte Carlo dice l'inverno arriva la prima piovda da Ust. In effetti è giusto. Che non è oggi, quindi, no, quindi non è inverno. Evidentemente. Ancora abbiamo un po' d'estate, anche perché c'è chi è ancora in ferie ci deve andare, quindi... Naturalmente. Eccolo Mattia che fa il suo ingresso in campo. Mattia Zannori, cavaliere giostrante della sezione di Porta Maggiore. E adesso è arrivata l'ora per Maggiore. Vediamo perché Maggiore ha un buon punteggio di 564 punti al momento. Tutto vestito di nero? Total devo black. Dire che però noi vinciamo in eleganza, dai. Questo, la cavallina è molto questo tranquilla. Questo nero verde. Prende la... Eccola. Hai parlato troppo presto. Eccola. Bella. Bene. Bella, agile, molto agile. È molto bello vederlo correre, sinceramente. Sì, questa cavalla è molto bella. È un po' tesa. Ecco, saluti col fondo sospeso. Allunga proprio. Affronta la curva. La tiene molto tirata, vedi un po' la testa? La tira da un lato. Ecco, in posizione per l'assalto. Vediamo se riusciamo a sbirciare, non siamo riusciti a vedere.
Mi pare un 100. Boh. Secondo assalto è sul rettilineo? Questo pure è 100 sicuro? È bellissimo sentire come lo scudiero alla curva gli urla. Vai piano, lasciala stare, lasciala andare. Via, via, forte. Adesso gli ha detto, gli ha urlato. Sta facendo l'ultima curva. Secondo me ha fatto un ottimo percorso, signori. È applaudito dalla tribuna, devo dire che è stato bravo. Ed è concluso la seconda tornata, Mattia. Siamo molto curiosi, molto curiosi del punteggio di Porta Maggiore. Bravo. Io sono stata in silenzio, ragazzi, capitemi. Capisco, ma in realtà c'era un po' un silenzio diffuso. Anche sì, con la seconda tornata già comincia un attimo ad aumentare la tensione, mentre la prima ancora... Sì, sì. Ancora i giochi sono da fare. Invece adesso già, insomma, bisogna capire... E poi l'ultima tornata ci sarà quella, insomma, a rope, si dice. A rope. Bravo, è stato molto bravo comunque. Maggiore ha fatto un bellissimo percorso. Vediamo i tempi se... Tifoseria, tutte le tifoserie ce l'abbiamo addosso, quindi sentiremo tutto. Non vi spaventate, ma è così. Purtroppo prima, quando abbiamo fatto la diretta prima di entrare, ci è stato detto che mentre noi stavamo salutando il pubblico aspettando te, qualcuno ha allegramente bestemmiato dietro di noi, quindi ci scusiamo se fosse sentito nella diretta, noi non stavamo parlando, eravamo assorti dalla diretta, quindi le voci dietro soavi che inneggiavano non le abbiamo sentite, scusate per questo. Ah sì sì sì, prima quando abbiamo fatto l'intervento lì volante. Chiamato in campo Elia Cicerchia del sestiere. Sto morendo io nel frattempo, scusatemi. L'acqua, bevo un attimo d'acqua. Ce l'hai, sì, ecco, bevi l'acqua. Adesso io mi farò anche di nuovo riempire la bottiglia. .382 punti. Ha fatto 300 Mattia per Porta Maggiore. Scusateci, nel frattempo io stavo bevendo. Quindi adesso ci sono al momento il miglior tempo è Solestà naturalmente con 1286. Segue Maggiore con 1286 per Solestà. Segue Porta Romana con 1224. Dopodiché Porta Maggiore con 1182 e poi Piazzarola con 1098. Adesso abbiamo Porta Tufilla che purtroppo ha fatto la prima tornata nulla, bandiera nera, perché è uscita con due zoccoli. Quindi in quel caso se esci dal tracciato con due zoccoli la tornata è... A volte un amico mio usciva con due zoccoli. No, vabbè, sì, no, mi sono sbagliato. Ma lui pure faceva serata nulla? Allora, il cavallo è davanti a noi. Noto che ogni cavaliere ha un modo diverso di partire. Qui, per esempio, Tufilla parte da fermo con la lancia in mano. Eccolo, è andato. C'è chi invece sta con la lancia, la prende dopo al volo. Ho visto che hanno delle abitudini diverse. Dipende da come è stato abituato il cavallo, naturalmente. E ha fatto in questo momento la prima curva. Vedi, però c'è silenzio quando in questa seconda perché tornata... è il momento in cui tu non respiri, tutto può succedere. Ah, il cavallo un po' tira pure questo, ma va. Ecco, assalto. È volato il cartello, non si è visto. È sempre pericolosissimo. È un 100, mi sembra. È un 100? Sì. A me mi sembrano tutti 100. Poi vai. Eccolo, secondo assalto. Bravi. Questo pure è un 100. Pronto per il terzo assalto, lancia dritta, no, è caduto il cavaliere, ha preso un rinculo dalla botta del porca è a terra, miseria, ragazzi, attenzione, il cavallo è solo in questo momento in pista, ma quello che mi preoccupa di più è il cavaliere, okay, il cavaliere adesso, si muove, perché fino adesso non si era mosso e sinceramente mi preoccupava. Io non capisco gli applausi dopo.
No, ma il cavallo devono prendere. Porta tufilla. Cavallo che adesso aveva... lo fermano. Ecco, hanno preso il cavallo. Adesso bisogna sapere come sta il cavaliere, perché il cavallo sta bene, mi pare. Potrebbe aver avuto una lussazione, una cosa così. Ha preso una botta sulla spalla che l'ha disarcionato. Il cavallo ha continuato e lui è caduto a terra a... Sta entrando l'ambulanza 15 in questo metri. Momento. Sempre, deve, perché... Sì, sì, è per forza di cose, insomma. A parte che vedete voi, io mi dimentico, abituata alla radio, dimentico che possono vedere il campo dei giochi, quindi... Ecco, voi state assistendo dalla postazione nostra a quello che sta accadendo in questo momento. Ci sono naturalmente tutti i dottori, abbiamo l'attrezzatura che... Speriamo che... Che lui aveva tentato di alzarsi, ma gli hanno detto di rimanere giù. Esattamente. Però l'importante è che si sia mosso, perché appena caduto, sinceramente, non si muoveva. È stato brutto, ecco. Il fatto Porta che tufilla, si muova... un'edizione un po' sfortunata, perché anche prima nulla, mamma poi adesso mia. È caduto il cavaliere, insomma, mannaggia. Speriamo che non sia nulla di grave, ecco. Adesso ci dispiace per lì. La loro quintana, però speriamo che, insomma, il nostro amico Fantino non abbia subito... La barella ho visto che l'hanno spostata, quindi okay. Già mi sembrerebbe un buon... Però c'è la barella naturalmente dell'ambulanza, quindi questi che hanno quelle da... gli strapuntini. La spinale, sì. Gli strapuntini, quelli d'emergenza. No, quella più che altro quando non puoi muovere. Mettere a cucchiaio. Sono tutti lì, non vediamo neanche, insomma, se si è alzato, se si è messo a sedere, ma immagino che lo terranno steso, lo porteranno no, via uguale a tenerlo, esatto, perché steso. Anche per uscire dal campo lo metteranno sicuramente comunque lì, ma daranno notizia per non far preoccupare quello che vediamo. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è vedere qualche sestiere in piedi che batteva le mani quando è caduto. Io infatti non ho capito questa cosa. Queste sono cose che fanno male, ma perché Ascoli è un cuore grande. Non bisogna neanche guardarle, se permetti, io preferisco quindi, non guardarle. No, siccome erano proprio inquadrate dalla telecamera, allora ci sono, è stato solo uno sparuto gruppo, ecco, tutti gli altri stanno applaudendo. Adesso. Adesso si può applaudire. Elia che esce dal campo. Tu lo vedi? Io non vedo qua. No, lo stanno, penso, in prossimità dell'ambulanza, no? Dovrebbe stare lì. C'è un capannello di gente. Un grande applauso da noi di Radio Incredibile di Mai Dire Quintana per il sestiere Porta Tufilla. Siamo con il cuore Elia sospesi tutti quando qualcuno ha un incidente. No, siamo io mi sono tutti... spaventato anch'io come Arianna, perché all'inizio non si muoveva, non faceva un accenno a niente. Vedo comunque tutti abbastanza tranquilli, non c'è nessun tipo di agitazione. Purtroppo sono cose che qui ogni tanto capitano, degli infortuni, perché sicuramente non è una passeggiata fare questa quintana. È un momento dell'impatto, momento dell'impatto con il Moro. È un momento molto tutta forte. Tutta la tribuna, tutte le curve applaudono comunque all'uscita in ambulanza del cavaliere. Del cavaliere. In questo... Non sembravano troppo preoccupati e questo ci risolleva sì, tantissimo. Diciamo che lo stadio rende onore al possiamo cavaliere. Possiamo capire qualche... Di Porta Tufilla che chiedere? Possiamo chiedere? Possiamo chiedere come sta? Vediamo, sì. Anche questo signore si era avvicinato, non so se ci potrebbe... dire qualcosa. Fai tu che sei quello con l'accento più esotico. Ecco. Vado a chiedere. Il cavaliere va al pronto soccorso, è vigile. Ok, tranquilli. Dicono che possiamo stare tranquilli, sta bene. Bravo. Adesso possiamo... È un uomo forte. Vengono invitati tutti a riprendere i posti, è tutto sotto controllo perché lì a Cicerchi è vigile, va tutto bene. Adesso sarà al pronto soccorso ovviamente per fare degli accertamenti, però... Facciamo un sospiro di sollievo e facciamo tantissimi auguri di pronta guarigione a Elia, dicendo che lo aspettiamo l'anno prossimo. Che è forte, che è forte. Io a questo punto chiederò
La famosa mossa, tempo, posso andare a fare un giro? Devo andare un attimo. Ma vada a farsi un giro. Sarà giunto il mio momento a questo punto di poter allontanarmi un attimo dalla postazione. Vadi, arrivo contessa subito. Vadi. Non c'è problema, qui ci siamo noi. Ci siamo noi. Sì, guardi, è in fondo a sinistra, seconda porta che incontra sulla sinistra. Le cuffie. qui accade tutto in diretta al campo giochi. Adesso riprenderanno la gara. Sì, praticamente mancava Sant'Emidio. Mancava, non puoi andare, no, adesso. Manca praticamente il Sant'Emidio, il Cavaliere di Sant'Emidio che chiude la seconda tornata. Il sestiere di Flavia K, perché siamo super partes, ma il cuore comunque sia non si comanda, il cuore non si comanda, quindi. E va bene, allora mi terrò la pipì, ecco, questa è la verità. Me la terrò. Speriamo faccia un ottimo tempo. Beh, così la terrai per meno possibile. Dopo mi capita come quella cosa con Fracchia, quando che cosa stava facendo? Stava bevendo l'acqua gassata più gassata del mondo. Del mondo che c'era in commercio. Ecco, abbiamo così rischiato anche una rissa tra qualche simpaticone che non si sa godere la Quintana in tranquillità, però sì. Nonostante qui tutto ciò, nonostante tutto, noi andiamo avanti. The show must go on. Assolutamente sì. Ma noi siamo più international della Quintana di Ascoli, ragazzi. Siamo più international. Devo dire che Radio Incredible. Non so se la RAI ci ha mai inquadrato, vero? Non lo so. Perché noi abbiamo davanti questo muro di fusti, che vorrei ripetere. Ecco. Sì, ci impallano. Beh, la radio. Ci impallano. La RAI ci dispiace. Riprendendo loro. Però noi qui dietro forse qualcuno si è incuriosito, avrà detto, ma che stanno a fare quell'armata Brancaleone messi lì? E invece noi così, ci piace fare la prova, vedere se raccontando le cose con un animo più nostrano ci divertiamo di più e viviamo lo stesso scambio che si ha quando si viene a vedere la giostra della Quintana con un concittadino, con un sestierante. Sì, un atteggiamento popolare. Esatto, esatto. Alla mano, easy. Molto così, naturale, semplice. Nature. Easy. Leggero, vabbè, basta. Allora, stanno rimettendo, stanno ricomponendo il bersaglio, moro. Il moro, lo stanno nuovamente dotando di bersaglio. È uscito di nuovo il trattorino. Sì, è uscito anche di nuovo il sole. Però vedi, giù ormai ha fatto, vedi, giù è scuro, a ovest, verso il vettore. Il vector, sì. Perché noi, insomma, per chi non è di Ascoli, raccontiamo, ecco, Ascoli Piceno è in una bella vallata delle Marche, lungo il fiume Tronto, esatto, a noi ad ovest troviamo la catena dei Monti Silvillini con il vettore che è la cima più alta, a sud abbiamo il colle di San Marco e a nord abbiamo invece l'Ascensione, il Monte dell'Ascensione, mentre a est verso San Benedetto, il mare, la vallata, la Val di Tronto che e il mare Adriatico. E in questa larga valle noi siamo qui da un'epoca preromana, tanto per dirne i Piceni, uno. Piceni. L'antico popolo dei Piceni esisteva prima di Roma. Sì. Sabini, Piceni. Tanti. Poi i Romani hanno fatto comunque man bassa dappertutto, però c'erano da prima. A me tutte le volte mi dicono, no, quando Ascoli era Ascoli, Roma era Pasqua. Eh sì, e questo era il detto che ci piace molto sì, dire. Sì, però è vero, poi dico io, però dopo sono arrivati i Romani. Insomma, vabbè, ma infatti all'epoca romana Ascoli era una città molto importante. Certo, infatti. Già le mura romane hanno un perimetro enorme e sono ampie, quindi vuol dire che era ricca ma già. Ma poi a un certo punto, per quanto era grande l'impero romano, cittadino ascolano era proprio cittadino romano, cioè era proprio al centro dell'impero, voglio dire. Cioè, ecco che si prepara Enrico Giusti, è partito? Sant'Emidio, è partito. Enrico Giusti parte più avanti rispetto agli altri, ho visto, ho notato. Mi sembra che il cavallo proprio vada con Francesco, un gran slancio di gambe. C'è un messaggio zampe per te. Sì, cosa dicono? Vice prima Braini curva. Ci dice, Francesco, ricordati che sei di Porta Maggiore. Sì. Ecco il primo assalto. Non vediamo si vede. 100 direi. Un cento. Forza, anch'io parteggio un po', anch'io, per me il mio podio ideale è Sant'Emidio e Porta Maggiore, insomma. Siamo ancora 100 questa. Si urlano questi, c'ha lo scudiere che gli dice di stringere la curva, l'ultima curva, adesso sta in upsetto, eccola fatta.
Adesso è l'ultima curva, quella un po' più difficile, dove uno vorrebbe stringere, lì ci sono, c'è il pubblico, ecco che allunga bene, sul rettilineo bene. Finale, percorso netto. Uff, intanto nessuna penalità. Sono molto curioso del punteggio. Giusti ha lanciato la lancia, hai visto? Molto al volo la ripresa, molto... Disinvolto. Disinvolto di destrezza, anche lui, insomma, spollina molto, devo dire. O no? Spollina? Sì, secondo me spollina. Che vuol dire? Spollina quando... Sono quelli che quando vanno spollinano, arrivano, quella cascata ormonale che... Ah, quello che succede quando arrivo io. È vero. Non avevo notato, veramente. Questo, vorrei darti una delusione. Spollino. Ah, così si dice, spollina. Quello che mi... E allora spollinerò. 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 Vedo che ecco i tempi si sono un po' rallentati su tutto, forse ha mandato un po' in il pallone a questa piccola cosa. Beh, certamente un po' destabilizza, ma comunque siamo alla fine della seconda tornata, siamo ormai in discesa rispetto alla durata della gara. Tu lo dici. Il bello deve ancora venire. Qui ci sarà da divertirsi, l'ultima tornata sarà sempre una cosa inaspettata. Vedo che ormai gli spalti sono tutti in ombra. Attenzione, abbiamo il punteggio relativo alla seconda tornata per Sant'Emilio. Ecco il punteggio, il tempo 53.9. Alla tabellone 100 100 100 100, 100, 100 tabellone. Non siamo ancora 622 punti, 1218 in questo momento siamo terzi. Porta Romana ancora resiste al secondo posto, 1224, al primo con 1286, quasi inavvicinabile Solestà al momento. Sì. Comunque tutto può ancora succedere. Esatto, c'è un margine direi. C'è un margine, poi Porta Romana e Sant'Emilio sono caso, molto vicino. Tutto, non so che dire. Vicini. Adesso vedi stanno dando di nuovo l'acqua al campo, sempre perché c'è questa cosa che la sabbia deve rimanere sempre bagnata, cioè non umida ma proprio bagnata, perché crea quel grip ideale in cui non slitta il cavallo. Adesso vi faremo vedere i punteggi con l'alta tecnologia e adesso cambierà anche l'ordine di entrata al campo. Eh sì, adesso si va nell'ordine inverso. Che cosa? Non ho capito. Sì. In quinta posizione il sestiere della Piazzarola con Nicolas Lionetti, 1098 punti per loro. In quarta Porta Maggiore con Mattia Zannori, 1182. In terza posizione il sestiere di Sant'Emidio con Enrico Giusti, 1218 punti. Posizione il sestiere Porta Romana con 1224 punti per Fabio Picchioni e al primo posto ovviamente il mitico Luca Innocenzi con 1286 punti per il sestiere Porta Solestà. Quindi l'ordine sarà dal quinto al primo, Francesco. Ah, ok. Quindi non si seguirà quinto... più l'ordine di prima, bensì l'ordine inverso all'arrivo. Del punteggio sì, però dal sesto al primo, ecco, non dal primo al sesto. Sì, no, l'ultimo, l'ultimo parte per primo. Lei andrebbe pure. Vada, donna Flavia. Allora, Arianna, devo dire... Ti sta piacendo, Francesco? Ma in realtà all'inizio ero un po'... assai affaticato dal caldo che era veramente terribile. No, sono molto affascinato dalla vostra bravura, da loro che sono eccezionali, Luca e Sergio, che mi confortano molto e soprattutto mi conforta anche la tua di presenza. Che... Pensa un po', sì, guarda, vedi, sì, vedi. Assolutamente, quindi no, è una bellissima esperienza. Io sono la parte seria, oggi sto facendo la parte in realtà mi rendo seria. Conto, quindi... mi rendo conto che poi siamo tutti un po' seri, perché sai, è una cosa talmente...
Allora, io non mi rendevo conto esattamente bene come fosse, ma è abbastanza sacrale come atteggiamento, no? Come è un rituale, quindi si fa fatica poi ad essere ironici sui rituali. Esatto, no? E come diceva, guarda, quest'anno il sestiere Porta Romana ha avuto diversi lutti, sì. Ne ha avuti due, e l'ultimo, quello di Paolo Volponi, che diceva la Quindana è una cosa seria. Eh sì, perché per noi ascolani è veramente un qualcosa di sacro, quindi anche scherzare col sacro non è facile. No, mi mette e poi devo dire anche un'altra cosa. L'unico modo per farlo bene, un rituale, è quello di farlo seriamente. Cioè, una cosa del genere la devi fare così, altrimenti non ha senso, non puoi non prenderti tutto. Quindi ci deve essere questo rigore per certi versi. E poi, come vedi, tutto può succedere, qualsiasi cosa. E poi c'è un aspetto anche tecnico. Io parlavo un po' di giorni fa proprio col cavaliere di Sant'Emidio. Che Sei portato il quartuccio di vino o sui sali? Parliamo. Sui sali. Sì, ha appena tirato fuori un qualcosa di colore giallo paglierino e non era... No, grazie, io ho smesso con i sali. Sono i sali. Sali da bagno. No, c'ho l'acqua, io vado ad acqua. Sì, sì, io c'ho i sali perché sennò... E quindi parlando con il cavaliere di Sant'Emidio mi spiegava anche che tecnicamente è una delle più difficili, no? Cioè voglio dire, il Palio di Siena si corre, sì, per carità, molto accattivante sotto il profilo del coinvolgimento immediato perché è una cosa, è semplice da seguire. Qui invece è tecnicamente complessa la Quintana tra... penalità, bersaglio, velocità, tempi, eccetera, e quindi... è interessante anche da questo punto di vista. La piazza è difficile a Siena, mi dicono, perché comunque sì, è un po' scoscesa. Noi però, insomma, sì, però dico, questa... tecnicamente non hai molte varianti, no? È il cavallo che deve correre, pure se arriva da solo e vince. Qui invece no, hai mille varianti. Sì, sì, poi c'è il tempo, destrezza nel tempo, penalità. Il percorso che comunque è abbastanza comunque rigido, cioè stretto. È molto difficile, difficile. Bisogna essere davvero bravi. Mi diceva Giusti, di tutte le rievocazioni che sono in giro per l'Italia, è la più difficile di tutte. E dice bene, anche perché lui se la fa, quindi... Esatto, poi lui, questi professionisti, cavalieri... Bene, qui, ecco... C'è stato un cambio, come è andata via Flavia? Sono arrivati due poliziotti che però però sono rimasti questi alla destra che insomma ci tirano però, un po' sul morale. Ora io devo dire c'è un'ingiustizia perché la polizia, tra le fila della polizia ci sono anche le fanciulle, bellissime donne, e non ce n'è una qua. Però io a voi, sei fortunatissimo, sono fortunatissimo, insomma... tu hai tuo marito che veglia su di noi qui, cioè l'avvoltoio dietro. Esatto. Ecco, Flavia è una sorella, voglio dire, mi avrebbe fatto piacere anche a me la polizia in vesti femminili. Ma anche una Croce Rossina, perché di solito poi è una figura che va molto. Qui accuso un malore. Abbiamo due Croce Rossini davanti. Quattro energumeni. Quattro bestioni che... Ecco, sta per entrare per la terza tornata Nicolas Lionetti per il sestiere della Piazzarola. Questa Quintana che sta giungendo al termine. Ah, con delle nuvole fantastiche. Quanto sto amando queste nuvole. Il Signore ci è vicino perché ci ha mandato la nuvola al momento giusto. Ecco. Un inizio complesso. Ovviamente Elia Cicerchia non girerà. Quindi il sestiere Porta Autofilla chiude in sesta posizione questa Quintana di agosto 2017, per ovvie ragioni, insomma. Quindi partiamo direttamente dal quinto, che è appunto Nicolas Lionetti della Piazzarola. Vediamo un po' quello che fa. Sta entrando adesso sul campo da giochi, sì, lo vedo. Piazzarola. Anche la Piazzarola è un bel sestiere. Sono stato a trovarli qualche anno fa, mi hanno invitato ad una loro cena e anzi un paio ma di volte. Ma tu bagni a sbafo in tutti i sestieri? No, io contribuisco, no, invitato, ma io poi contribuisco, no, per carità. Sto scherzando, Francesco. E la Piazzarola avevano perché il terremoto so che li ha spostati, ma la sede del sestiere era Sant'Angelo Magno e adesso loro sono lì alla cartiera papale. Che era meraviglioso, tra l'altro. Bellissimo, infatti. La quello... Piazzarola è uno dei quartieri più belli di Ascoli. Sì, sì. E il sestiere appunto aveva questo chiostro bellissimo, questo aveva spazio. Il chiostro meraviglioso, sì. Purtroppo, ecco. Sant'Angelo Magno.
speriamo che di poter ripartire a testa alta in tutte le zone scolari. Però per esempio anche voi qui a Porta Maggiore, no? A prossimità del Forte Malatesta, avete una collocazione bella, cioè il Forte Malatesta è c'è un da luogo dire che ad Ascoli trovare una collocazione brutta c'è da impegnarsi. Però sì, non conosco gli altri sestieri, conosco quello di Sant'Emidio che anche è molto bello, sta lì in centro, ma insomma quello della Piazza Rola era veramente bello il sestiere, sì, sì, la sì. sede. Ed eccolo pronto a partire, se il cavallo magari si calma un po', eccolo è partito. Partito Piazzarola, inizia la terza ed ultima tornata. E qui c'è sempre più silenzio. Ci pensiamo noi a romperlo, guarda. Eh sì, noi rompiamo molte cose, anche il silenzio. Rompiamo qualsiasi cosa. È bello però quando corre questo ragazzo, è proprio... è giovanissimo, mi piace, cioè è frizzante. Ha un aspetto angelico. Occhio, è tornata. Ah, sempre sì. Flavio Cappa. Ho fatto anche una doccetta, te capì? Com'è andata? È andata benissimo. Mi sa che ha preso un 100 nel frattempo, Nicolas. Se ho visto bene, tra un gomito e l'altro... Però a me da qua mi sembrano tutti 100, dico la verità. Ma perché sono bravi i nostri cavalieri. Poi sai, devi allenare l'occhio, vedrai che sì. più vai avanti più saprai individuare gli 80. Ecco, io adesso non vedo più niente perché ho due spalle davanti. Siamo impallati. Ma non ha fatto vedere adesso. Okay. Non vedo bandiere alzate. 39 gradi comunque, adesso che si sta culo, bene, capito? Si sta bene. È il golfino. Il momento di 50 è stato drammatico, non so, terribile. Però non ho parole, vaneggiavo. Ha concluso la sua terza tornata Nicolas Leonetti della Piazzarola, ha corso bene, è bello da vedere, molto armonioso. Sì, sono romantica, ho usato questo termine, bello, armonioso. Poi hai una bellissima voce, quindi ti si confà. Grazie. E ricordavo adesso con Flavia il momento dei 50 gradi e passa, è stato veramente delirante. Guarda, quando ho visto 50 gradi mi sono messa paura da solo, ho detto leviamolo perché era arrivato... Poi forse era pure di più, perché questo arriva massimo a 50. Esattamente, no? È fermato in fondo, ho detto ok. 50 e sto, ha detto. Invece adesso sono già 49, quasi 48. 39, quasi 30. Aiuto. Diamo i numeri. Sulla ruota di Roma, 49. Quindi adesso aspetteremo di sentire come è andato a questo inizio di tornata. Ultima tornata. Esatto, per il quinto sestiere. Quello che era risultato quinto dai punteggi l'ultimo delle due tornate. Adesso torna il cavaliere di Porta Maggiore che ha concluso con le due tornate in quarta posizione. Ma faccio una domanda invece davvero da neofita. Il secondo posto vale più del terzo, del quarto oppure... Vince uno. Non c'è una medaglia d'argento? No, c'è un palio da assegnare, solo un palio. Una vigorosa stretta di mano. 100. 608 punti. 1706 punti. È vero, mi suggerisce dalla regia Luca che giustamente il secondo è il primo degli ultimi. In effetti, non fa una piega. Ecco, questi sono momenti di stasi, di passaggio tra un cavaliere e l'altro. Ecco che si appropinqua il cavaliere di Porta Maggiore. Vista libera per Mattia Zannori, cavaliere. Mattia Zannori. Mi piace molto il completo nero, il total black di Mattia sì. Zannori. Siamo troppo fighi in questo nero, è che il nero sfina, capisci? Sta bene su tutto. No, ma infatti io sono un fautore del nero. Eccolo, questo parte da solo, vedi, prendere la lancia. Attenzione, Silvia Olivieri, che salutiamo, è la signora Beef, la signora Sergio Consorti. Ha appena detto che è stato inquadrato suo marito, il suo futuro marito, il wannabe marito. Wannabe marito. Ecco che parte Mattia. 3, 2, 1, 6.
Ecco, finisce il primo giro, sta accelerando, cammina, Poi anche questo stare fermi, perché i cavalli sono animali sensibili e anche sì, una sfiori, bandiera come... che svolazzi, un vessillo, sì. Uno che si alza in tribuna, lo fa scartare e quindi c'è un gran rispetto. Si spaventa. Ecco! Gli aveva ceduto uno zoccolo, non è uscito. Il cavallo. Io mi sto alzando in piedi, due rossi, due penalità. Due penalità, va bene, non fa niente. Almeno 60 punti per Porta Maggiore almeno. E chiude la sua quintana. Mattia Zannori conclude la sua seconda quintana qui ad Ascoli. E quindi a causa della cosiddetta guffata, o in Ascoli si dice ciuettata, da parte Francesca Leuteri all'inizio, che no, diceva di Porta Maggiore, ma può essere che non cambi. ma io sono niente. Le mie preferite sono Porta Maggiore e Sant'Emidio, vediamo poi alla fine. Però ripeto, non è la colpa a me, sono 35 anni che non vince Porta Maggiore, boh. Perché noi ci aggrappiamo a tutto, tu certo. Non hai capito che qualsiasi cosa, qualsiasi scusa è buona, se possiamo tutti noi devo se... dire al contrario, che se vinceva quest'anno il merito era tutto mio, che era appena andato ad abitare nostro, ma certamente e l'anno prossimo toccava rifarmi a dire quintana, perché certo. Insomma un paio d'anni ad affilarli bisogna farli. Io ho capito una cosa, che dopo questa edizione qui a 50 gradi possiamo fare tutto, possiamo impossible is nothing. Esatto, veramente quando siamo arrivati ho pensato come possiamo fare, cioè qualsiasi dispositivo era imballato, il telefono non potevo, cioè ho detto dovremmo fare una diretta che non è possibile neanche, ma la saggezza della nostra regia, la chiavetta internet nella borsa frigo è quella che ha salvato grandi cose. Per il sestiere di Sant'Emidio sta entrando Giusti, credo. Yes. Sì, adesso Cavalier Giusti. È importante capire Rigu quello Giusti. Che si può fare e quello che non si può fare. Giusti è un ragazzo molto grazioso, devo dire che l'ho conosciuto. Anch'io l'ho conosciuto, una persona. Ha un atteggiamento molto dolce verso gli altri. Si ricorda i nomi, educato, attento. Per te è una follia. Io proprio, guarda. Le Flore ci conosciamo da ormai 10 anni. Sì. Si è ricordato il mio nome al quarto. No, non è vero, sarei ricordato subito. Però di solito ho rischiato che se lo... Per me è veramente difficile ricordare i nomi. Eccolo, quindi non ha avuto neanche il tempo di... rilassarsi troppo. Esatto, il cavallo è molto agitato, parte sempre da lì, vedi? Partenza sì. Come se lo lancia subito va, però bel sistema, non mi dispiace. Fino adesso ha fatto due ottime... Non ha rincorsa, però a volte non vuol dire. È in campo, ecco, ha fatto in questo momento la prima curva. Vedi che però gli devono fischiare, fanno apposta sti fischietti. In asse, pronti? Vediamo. 100 direi. Il primo. Ecco, affronta la seconda curva. Fiato sospeso, eh. In assetto. 100, questo è... Vediamo. Il tempo è nella media, mi sembra, di tutti questi. Nessuno riesce ad arrivare a delle velocità. Sarà intorno... Che è successo? Ha preso. Perché non si sente bene la botta quando l'ultimo. Ecco che affronta il rettilineo di chiusura. È in prossimità del traguardo, della fine tempo. E finisce la sua quintana. Enrico Giusti. Aveva fatto un ottimo giro alla seconda tornata, anche il primo non era male, però davvero è talmente... Bravo però, pulito, allora, molto pulito. Se posso dire una cosa, appunto, sempre da neofita, in realtà Solestà è partito talmente forte al primo giro della prima tornata che è sembrato subito... Quello c'ha una marcia in più, scusate, non è possibile. In realtà è un alieno, quindi è il suo cipiglio. Eccoci. Pari a 306 punti al tabellone.
che peccato. Due penalità pari almeno 180 punti che danno un totale di tornata di 406 punti. Ah, un sacco di penalità. 1588. Ma un sacco di penalità. E anche quest'anno vinciamo l'anno prossimo. Esatto. Tutte queste penalità però io non avevo viste. Neanche noi, io non ero troppo concentrata sul cavallo, poi qui tutte queste forze dell'ordine con tutti questi sederini a me mi... Ma questa cosa veramente è un incubo. Cioè, no, ma poi non sapete un cazzo, diciamo la verità. No, sono infatti quello non si vede, quello non si vede, però di qua vediamo qualcosa. Però veramente, cioè, tutti qua, cioè, c'è proprio una postazione. Però la RAI è in alto, vedi, noi siamo speculari alla RAI, vorrei raccontare sì. Ai nostri amici ascoltatori. Noi siamo un'armata Brancaleone. Esatto, noi siamo più pirateschi, siamo dei guerriglieri della Quintana. Però in realtà noi dovremmo, vorrei anche a nome di tutti ringraziare comunque l'ente Quintana, o comunque l'organizzazione, il comune che ha immediatamente... risposto positivamente a questa nostra idea di raccontare la Quintana in modo che poi in realtà non siamo stati nemmeno dissacranti, perché come raccontavo prima ad Arianna, in realtà c'è una ritualità, una sacralità che non va bene prenderla troppo in giro, perché non c'è niente da prendere in giro, è tutto molto affascinante, tutto molto bello, tutto molto rigoroso, e questa cosa va rispettata. No, non c'è dubbio, poi va bene, la giostra c'è, cioè la competizione, e tu vedi la difficoltà della tua competizione, è che speravamo, dobbiamo raccontarla anche bene, non avevamo capito di queste temperature proibitive. Quindi noi speravamo di poter fare anche un commento sulla sfilata, perché il gossip vero è sulla sfilata. Il gossip vero sta sulla sfilata, sì, insomma, sì. Chi è quello? Ha vestito il nuovo? No, Dio, guarda, quella gli si vede le pie. Sì. Certo. Che la sei sommata. Io ho visto la sfilata di luglio, me la sono vista lì, sì. A Piazza Ringo, sentivo dei commenti assurdi, molto divertenti, delle signore, non dico bruttissime, ma insomma... che se la prendevano con le dame, guarda che ella quanto è brutta. Io a un certo punto l'ho girato, dico, ma falla tu, no? Esatto. Però è molto divertente, ecco. 100, 100, 100. Ehi. Totale, terza tornata, 614 punti che danno una totale di Quintana di 1832. Nel frattempo stiamo ascoltando i punteggi di... No, era Sant'Emidio, ha fatto 54-3 di tempo, 100-100-100 al tabellone, un totale di 614 di tornata. Perché? No, era Porta Maggiore quello di prima. Quelle penalità ero io, tranquilli. Allora ha fatto un girone. Allora mi sembrava detto. Ma ha fatto 614 punti per un totale di Quintana di 1832. Pazzo, al momento è primo. No. E come no? Vabbè, al tuo momento. Al momento, certo, deve correre Solestà. Al momento sì, ne hanno fatti solo. Mancano Romana e Solestà. I primi due. Mi sembra, certo, di averla già vissuto questo momento un sacco di volte nella mia vita. Non capisco più che numero è questo. Allora, tanto Porta Maggiore. Allora, ce l'ho scritto io, tranquilla. Se vuoi te li passo. Per tenerli sott'occhio, sì. Meno male i sali io. Questo è il quartuccio di pecorino, però secondo me altro che sali. È pieno di sali minerali. No, io ho i sali minerali al sapore di verdicchio, in verità. Ah, vabbè. Cioè... sono nuovi, vanno fortissimo. Sustenium. Li dovremmo proporre, questi sali minerali, alla nostra dama di Sant'Emidio, certo, Angela Velenosi, certo. Che sa fare benissimo la passerina, perché la passerina di Angela è notoriamente la migliore delle Marche. Certo. Che detta così. No, detta è fatta, cara, sì, ecco, cara mia, a Carnevale, ho già fatto. Nel frattempo sto scrivendo i punteggi, quindi allora, mi dicevi che Sant'Emidio ha fatto un totale di... di tornata 614, totale 1832, delle tre tornate. 1832. Beh, comunque Flavia, io non ti vorrei dire niente, ma qua i poliziotti si stanno a girare a guardarti. Ma io avevo notato. Tu stavi scrivendo. Quando mi abbasso si vede la scollatura. Forse è quello, capito? Adesso li guarderò intensamente, però vediamo che succede. Io dicevo prima ad Arianna, no? Tra le fila della polizia è pieno anche di belle donne, qui non ce n'è una, non c'è una poliziotta. Ma meno male. Ma no, ma di la verità, l'hai organizzata tu questa cosa? Hai richiesto un drappello appositamente io per te? Io non ho richiesto niente, ma a volte il Signore ti dà soddisfazione. Quando te lo meriti. Quando te lo meriti ti dà soddisfazione.
sta bene questo cappello, eh? Adesso grazie, cominciamo a grazie. Dirci le cose private ormai. No, perché là. Adesso già ci sembra di tornare a nuova vita. Ma che scherzo, sì, guarda, ci manca solo un camparino e poi vedi uno sprizzetto, altro che sale. Infatti, a un certo punto, guarda, il sole è meno martellante. E poi tutti, forse è stato anche questo caldo che c'è stato, vedo che gli spiriti un po' sono bassi, no? Delle tribune, perché a volte succedono sono in rianimazione tutti, esatto. 2 ore a 50 gradi non è facile. No, neanche da fermi, voglio esatto. dire. E comunque siamo in attesa del penultimo sestiere, che è il sestiere di Porta Romana. Ecco che viene chiamato il penultimo cavaliere giostrante. Entra in campo Fabio Picchioni. Date una forza armata a Flavia Cenciarini, il raduno dei bersaglieri nel Flavia K Lab, dicono. Ma prima li devo vedere, questi bersaglieri di solito sono un po' troppo magri, per esempio, sempre magri. Perché corrono. Corrono magri, corrono. Lunghi. Bersaglieri... Invece questi, guarda, c'ha belle spalle, belle cosce. No, però cioè, i bersaglieri insomma, non sono lunghi. Io qualche faccia però è no. Qua, quelli sono corazzieri, quelli altri. Quelli, vabbè, corazzieri chi ha visti mai? Solo uno, un amico tuo, me l'hai presentato tu poi... Io ne ho visto uno a Roma e mi sono fatta la foto vicino a lui perché io, essendo un po' lillipuziana, insomma, sono alta un metro e mezzo di spirito ascolano, però vicino al corazziere ti arrivavo praticamente al ginocchio, metà coscia, ecco. Quindi per prenderlo sentita... in fronte tu non sei riuscita non a riprenderti. Non entravamo nella foto, dal quindi basso, dal basso, in modo tale che sembrava anche la mia coscia un po' più lunga rispetto al naturale. Ecco qui è arrivato lo scudiere. Scudiero? Lo scudiero. Rompiscatole che sono. Io, no, tu sei bravo, devi fare così, io, piano piano mi addrizzerò. Oddio mio, qua. Dunque, prendo in mano io la situazione, ecco, Fabio Picchioni. Il sessuologo di nuovo a sto punto. Ecco, intervengo volentieri. Ecco, anche perché soprattutto copriamo un po' di fischi che non ci piacciono. No, ecco. E poi perché Nunzia un po' si in Calabria questo non succede mai, queste cose non si dice proprio. Ma sai, Nunzia, sono molto affascinato. Sessuologo non esiste, da noi non fa una lira il sessuologo. Ecco che parte. Attenzione, però è partito, io censuro il sessuologo. Adesso io non ce la faccio a parlare, però. Non ti preoccupare, aspetta. Diamo il silenzio. Entra ecco. Nell'ultimo rettilineo, l'ultima curva. Guarda come, come spinge. Come tira. Mamma mia. Sì, è la guarda, curva che precede il primo assalto al Moro. Eccolo, il Moro colpito. È affondato. Non si è visto. Però è un bel Moro, eh. Vedi com'è tutto muscoloso. Gli hanno fatto una muscolosa. Stava per perdere la lancia, in quel caso pure ci sarebbero state gravissime implicazioni, penalità gravi, immagino. Perdi la lancia è nulla. Ciao. La lancia finita. Ultima curva. Spinge tantissimo, si vede che spinge sul cavallo proprio. Ragazzi, si sta giocando la quintana, questo cavaliere. A vedere. Anch'io mi sono alzata, spero di non coprire con la mia fisicità tutto. Comunque, grande Fabio Picchioni che conclude la terza tornata di questa giostra di agosto ad Ascoli. La Porta Romana è forte, ti ripeto, l'anno scorso ha vinto. Porta Romana li riporta i pali. Sì. Eccolo. Stavamo facendo dei segni muti, mio amico, dicendo fosse stata tutta così come stiamo adesso, questa quintana, sì. Saremmo stati più brillanti, ma guarda, è stata una cosa che... Adesso sembra una temperatura allora, polare. Si è fatto un po' male al polso prima, quando gli si è girato, vedi, a terra in questo momento il cavaliere. Ah, ecco, io avevo Nel secondo assalto gli si è girata la lancia, quando prendi male il tabellone... Porta il braccio ad alzarsi, poi è molto difficile con la velocità riuscire a riabbassare. Quindi il rischio magari la è lancia... la spalla. No, ma ti spezzi il polso. Ma pure questo, no? Pure il braccio. Oppure il polso, e sicuramente si è fatto male. Comunque, complimenti perché ha portato a casa la terza tornata. Bravissimo. Nonostante Bravissimo. Si sia insomma fatto male, perché ecco adesso si è si alzato. Si è fatto male, sì. Si è alzato, si sta alzando, ecco no. La Croce Rossa è lì accanto a lui, per fortuna niente di particolarmente...
grave, no, sembra. Lo vediamo dolorante, però, a terra, ma niente di grave, naturalmente. È successo già altre volte che in situazioni del genere i cavalieri sono riusciti a finire la tornata. Oltretutto non ha fatto nessuna penalità nonostante lo scarto che ha avuto. Infatti io, ecco, lo alzano. Secondo me è, si può incoronare, bravo, adesso, bravo, adesso il migliore, applausi, cavaliere, signore, applausi, applausi. Il miglior cavaliere. Applausi. Non si fischia, non, no, si fischia, si applaude, basta, silenzio, basta. Io... Ma che peccato. Beh, ma... Però fa parte del gioco. Spero, fa parte spero del... solo che non venga ripreso dai nostri microfoni, perché... Ma noi parliamo sopra. Però sai, io ma credo che faccia prego? Parte... Ecco, sentiamo la punteggio di questo eroe. 54-2. Al tabellone. 100. Un girone. Un totale 616 rimane punti, secondo un totale di Quintana 1840, quindi quanto stava Sant'Emidio? 1832 stava, ah, vedi, vicinissimi, ma avanti. Ragazzi, adesso solo estase la deve guadagnare, però, perché deve comunque adesso fare un ottimo giro. Adesso vi mostriamo subito i risultati della terza tornata, perché quel Solestà non ci verranno forniti punteggi per mantenere un po' di suspense fino alla fine, a meno che non ci sia un qualcosa tipo una tornata nulla, quindi si sa già chi ha vinto, insomma, se la tornata viene portata a casa, certo, non certo. viene detto, perché... Però comunque a occhio e croce deve fare un girone, un bel giro, perché comunque... Sia Sant'Emidio che Porta Romana hanno fatto giri da 600 e passa. Ma basta che giri come ha girato prima e sta a casa. E pensi a fare 100-100-100 però. Esatto, sì, sì, sì. E percorso netto. E non devi fare penalità. Quindi comunque devi stare concentrato, non se la porta da casa. No. La... vedi anche un pathos. Ecco Luca Innocenzi che entra in campo. E noi siamo proprio vicini alla torsida di Innocenzi. Porta Solestà è proprio qui accanto a noi, alla postazione di Radio Incredibile. La tifoseria, sì. Ho appena urlato ai nostri tecnici, prendete il tempo! Non so se si è sentito. E qui siamo ormai in preda, siamo ormai anche noi in preda al finale, al gran finale. Eh sì, perché alla fine si gioca tutto con questo ultimo giro di Innocenzi. Quindi... Vediamo Innocenzi che fa. Un piccolo carosello, anche noi avremo il picco di ascolti adesso. Che è adesso siamo sì, lì. Siamo è finito. Ecco, signori, dopo bisogna solo aspettare i risultati. Ecco che affronta la prima curva, sempre sciolto a tutta. Guarda mazza, che velocità, ma dai, gli vai a D. Che gli vai a D? Senti come spollina questo quando passa? Spollina. Ma no, spollina, a me sta cosa oggi, ormoni, spollina. Cosa. Vediamo, 100 sicuro? Sì, ormai lo diamo per scontato. No, lo vedo, ormai sono anni e anni. Sono anni, anni, anni. Erano anni. Questa seconda poteva essere anche un 80? È slittato, ha rischiato di uscire. Al limite proprio, sì, al limite. Corpo della polizia che non ci fa vedere, ai corpi della polizia. Senti come urlano. Non ci permettono. Guarda, guarda, guarda. Sono già esultanti. Non, c'ha non ha penalità. Hanno vinto. Poteva pure spingere il cavallo. Apposto. Ecco, già invasione campo, signori. Sì. Nessuno aspetta niente. Anche perché il tempo, eccolo, guardatelo. Ormai lo sanno. E ormai ha fatto. Il tempo dovrebbe essere 53-3 o più o meno. Comunque, ormai Porta Solestà si avvia a vincere anche questo palio. Sì, palio d'agosto. E niente, ragazzi, se Innocenzi non si distrae, non fa vita sana. Fa, esatto. Ma lui è professionista, quindi lui fa questo per lavoro, capito? Non è che fa poi invece lavoro in banca. Certo. Allora, non tutti sono così. Perché non tutti i sestieri si possono permettere, certo, un cavaliere professionale che ha un gran costo. È il Maradona delle rievocazioni storiche, delle giostre. E parte la festa qui dei tifosi di Porta Solestà. La sportività dei tifosi, degli altri sestieri che inneggiano, sì, a Porta Solestà, questo dicevo. Sì, che devo dire, prima hanno un po' peccato in sportività, no? Non si può non dire? Non si può dire, no, io non lo posso dire perché vabbè, sono scorana. Io vengo da fuori. Questo è forestiero. Io rilevo cose.
Come non ci è piaciuto prima l'applauso quando è caduto il cavaliere. Beh, certo, chi può piacere. E comunque i nostri amici che ci seguono sulla diretta Facebook hanno espresso un dissenso verso quei colori che hanno applaudito in quella situazione. Chi erano? Chi erano? Non si può dire. Si dice il peccato, ma non il peccatore. Ma io non me ne sono accorto chi fosse. Però tanto mi esultano. Quindi più che altro problema. Non lo voglio sapere perché... volevo dire, non vorrei poi avere un effetto negativo, voglio pensare che positivo, tu... positivo. Esatto, no, anche perché... non voglio essere condizionata, quindi non ho notato, non lo voglio sapere. No, comunque. Io dico che ci sono a parte lo sparuto gruppo di deficienti che è di qualsiasi colore e si siano, di qualsiasi sestiere. Ecco, signori, abbiamo il palio. Noi abbiamo il palio, è il mio momento, posso vederlo da vicino. È passato davanti alla telecamera, spero che sia passato e l'abbiate visto. Sì, sì, sì. Quello è il palio che verrà vinto. Che è stato vinto già, però adesso è molto interessante perché a parte i fumogeni se andiamo sulla destra è color puffo tra l'altro, quindi mi sento molto a casa, ecco la FIFA Security che li porta via. Ah, pensavo è che bello li questo era lui. Era lui, ci ho detto che succede. Abbiamo pensato. Anche la FIFA Security va avanti con i fumogeni, bellissimo. Questo odore di zolfo mi sento quasi a casa di Satana. Diavolo. Tra il calore e questo odore. Ho salutato in diretta un mio carissimo amico Claudio. No, perché finalmente vediamo qui tutti questi portavessilli con tutti i bellissimi pali che sono i vessilli dei sestieri. E in questo momento abbiamo qui davanti a noi il palio di Tufilla, rosso-nero, bellissimo. Con il mio amico Claudio. Che do un saluto perché devono essere forti. Certo, come Piano Piazzani. E basta, devono essere forti. E poi mi sono reso conto che la nostra postazione è una posizione e bellissima. Una Hawaiano, con tutti... C'è un hawaiano, ragazzi, attenzione. Abbiamo al momento... C'è un hawaiano, ma è un giornalista. Che noi salutiamo, sì, ma è bellissimo. No, facciamo i nostri complimenti al sestiere di Porta Solestà, perché a parte gli sfottò che vengono detti e sono stati fatti, ma quello ci sta, fa parte del gioco. Ci sono tantissime persone fantastiche. Sì, sì, sì. Adesso onore e gloria a Porta Solestà, perché insomma ha vinto che l'edizione. Vince perché se lo merita. Certo. Ecco, beh, aveva il cavaliere migliore, il cavallo migliore, ha vinto in modo tra l'altro ineccepibile. Comunque io vorrei fare la prova, vedere Luca Innocenzi a Porta Maggiore, secondo me riuscirebbe a non vincere anche lui. Ma la grande sfida sarebbe questa, portare Innocenzi a Porta Maggiore. Ma giusto per fare non una prova, fare, capito? Una provetta ha corso così, sempre solo per quel sestiere. Non c'è il mercato come nel calcio. Cioè, però lui è come Totti, capisci? Questo va detto. Io comunque volevo ricordare che a luglio c'è stato un grande ritorno per noi Ascolani, che è stato quello di Luca Veneri, ed è stato emozionante, è veramente applaudito da tutti i sestieri, anche se non correva per la Piazzarola, è stato applaudito da tutti i sestieri. Ma perché è un cavaliere storico? Io non... È stato un grande cavaliere, è un grande uomo, è un grande, è quello che oltre alla sua estrema professionalità è stato apprezzato da tutti i sestieri di Ascoli perché una bravissima persona, veramente sempre molto educato, pacato, sempre sorridente, mai sopra le righe. E io vorrei salutare Luca Veneri perché veramente è stato... Bene, ci associamo. Mi associo totalmente e volentieri. Nonostante abbia girato per un altro sestiere rispetto a quello storico. Ecco. Ma sai, dire la verità è una cosa che gratifica e innalza il nome di una competizione che dentro ha veramente tanti valori. A parte le solite cose. No, io qui sono affascinato dai festeggiamenti di Solestà che veramente sta impazzendo. Ma adesso invece i figuranti, le dame, dove vanno? Cosa accade? Adesso si riposizionano. E ci sarà la consegna del palio vincente che darà il magnifico messere al capo sestiere. E poi il magnifico messere? No, il capo sestiere, al console. Del sestiere vincente. Ma il magnifico messere è il sindaco? Sì, è lui sindaco. È Guido, ci ha salutato. Il nostro caro Guido ci ha fatto un sorriso stupendo, devo dire, che ci ha dato una postazione sofferente ma piena di gloria e che lo ringrazio per questo. Ma certo. Ecco i ritmi di Solestà, fa dei ritmi molto particolari, devo dire belli, sono stati un po' accusati di non essere medievale, ma la tifoseria deve rompere gli schemi.
Parliamo della sfilata, la tifoseria deve fare di più. Sì, io vorrei... certo, la tifoseria... assolutamente, se devono sfogare, questi hanno un sacco d'ormoni in circolo. È come ancora, te, normale. Flavia, questo che ha sbagliato sestiere. Oggi abbiamo capito che l'argomento della giornata è Quintana e ormone. L'ormone della quintana. C'eravamo anche... Comunque, per voi c'è un regalo da parte di Radio Incredibile. Ma dai. C'è la nostra sacca arancione, l'ho vinta, di Radio Incredibile. Sponsor Music. Ma è stupendo, grazie. Ci vado al mare sicuramente domani. Sono emozionato. Eccoli. Ce l'ho. Io mi becco la mia seconda. Sì! Grazie. Ma grazie davvero a Radio Incredibile. Beh, anche noi abbiamo il nostro palio. Esatto. Eccolo. Ma io spero, chissà, che non possa continuare in modo così straordinario a volte questa collaborazione con Radio Incredibile, chissà. Parlerò con l'amico Claudio. Con il nostro amico Pulisci Case Claudio. Tutti sì. Si sono molto stupiti. Allora, intanto vorrei dire una cosa. Sarà anche molto facile farlo a luglio che in notturna. Ponci. Ti piace vincere facile? Dopo oggi sì. D'altronde che fai? Ne fai una, se le fai, le fai tutte e due. Quella più facile è pure più facile. Se la devi fa zozza, oltretutto, fa zozza. Oltretutto, a luglio non c'è il collegamento Rai, quindi ci sono molti più posti. Ma io ormai voglio tribune. Questo però a me piace qui, cazzo, ci sono venuto a 50 tutti. Gradi ci vengo la notte de notte stiamo dire. Padroni della situation Sì, io sono d'accordo, io vedremo, appoggiamo questa cosa, io mi prendo in carico la questione Radio Incredibile, dico tanto per abbiamo, me, il, se può fa. Abbiamo il nostro tempo, però potrebbe essere un appuntamento Mi sa che Sergio e Luca si suicidano dopo questa proposta, perché no, vabbè, però pensa, vivi, ma non succede allora, mai questo tempo. Innanzitutto la sera... No, non è vero, non succede mai questo tempo. A volte ha piovuto, si è dovuta anche interrompere la giostra. Oddio, se pioveva era peggio, non lo so. Secondo me è peggio. Con la pioggia guarda quanti cavi certo. Abbiamo in giro. Non spazi. Avremmo potuto, penso. No. È andata bene come è andata, te capì? Anche ecco perché com'è. Siamo sopravvissuti. No, poi adesso che stavamo contenti, forse è riaperto il cielo di nuovo, che invece c'era quella bella nuvoletta nera. Però magari stiamo. Allora, adesso 9. Il problema è capire se questi restano così da tutta sta polizia. E mo te la tieni, l'hai voluta. Ma guardateli, sono a memoria, li chiamerei eccolo, per nome. Eccolo, è arrivato. È lui, è il capo in Summit. Lui è un po' Vito Catozzo. Lo riprendiamo? Cioè, No. Si vede. Vito Catozzo. È lui, allora, dove sta il grande andando? Faletti. Quanto grande fa Faletti, caldo? Secondo me domani ci arriva qualcosa dalla polizia. No, non so se qualcuno abbiamo è stato fatto da solo casa. Complimenti. Ma gli ha fatto mille complimenti. Ai corpi della polizia. No, non che ci permettano, insomma, il nostro è un gioco di parole. Non è che vogliamo fare di più. Poi se voi volete... Però ci sono anche i vigili del fuoco, Flavia, cioè, ringraziamo anche i vigili del lo so, fuoco. Ma sparivano in mezzo a tutti questi fusti qua. Sono solo due. Cioè, sono solo un paio, così. Ecco che viene proclamato il vincitore. Ma chi sarà mai? Porta Solestà con Luca Innocenzi. E adesso il carosello. E questa è la guida. Adesso noi qui non possiamo riprenderlo. Adesso le chiarine suonano, si fa un carosello davanti che si apre, scende giù il sindaco, a meno che il nostro coreografo non abbia cambiato la coreografia, perché io purtroppo in campo non ci sto più da tre edizioni, da quando insomma ho dovuto smesso lasciare. Di fare il commissario, esatto, di quindi adesso a nuova moda non la saccio bene, comunque la decima è che si porta a casa ridendo e scherzando. È un palmarès di tutto rispetto, come direbbero quelli che parlano bene. Sì. Dal 2010. Ventinovesimo palio conquistato dal sestiere di Porta Solestà. Ecco, ventinovesimo palio per Porta Solestà. Per Luca Innocenzi con il tempo... Ah, 10 lui? 10 solo lui? Lui, sì. 10 lui. Dal 2010 ad oggi. 100 per un totale di 630. Vuol dire che 10... 630 punti, il totale finale... 1922, un altro pianeta, 100 ritorno al futuro, come direste ad Ascoli, in altre pass, no? Innegabile. Quinta posizione con 1588 punti per Porta Maggiore. Ma sai come direbbe anche la scuola? Vabbè, ma quanto può durare? No, vabbè, questo la scolare dice così, a un certo punto prima o poi andrà in pensione. Sì, ma insomma, ma quanto può durare? Dove vuoi?
Noi ci impegneremo tutti nella stessa maniera, signori. Eccolo. Bravi davvero. Davanti alla tribuna dei tifosi, il Palio 2017 di agosto, vinto da Solestà, è per tutta la sua tifoseria in questo momento. Comunque posso dire, a me Flavia Cecciarini me l'aveva detto, tanto non c'è gara, vince Innocenti, se quello non sbaglia, non se ne esce. A verità, come si dice in Calabria, voi mi continuerete a dire, ma perché sempre la Calabria? Lo so. Però la nostra corrispondente ci saluta. Nunzia ci saluta. Ah, ciao Nunzia, adesso io vorrei chiamare un saluto certo, il dottor Martinoni vi saluta. Ma che bella cosa, mi ispira scescio questa cosa. Scescio. Con tutti sti ormoni in giro, ci credo. Ma sì, ma questa è stata una puntata pervasa di scescio. Ho sentito la Zenzarini che parlava di scescio a tutto spiano. No, io veramente non ho mai detto questa parola. No, la parola scescio no. Era vietata ai minori di anni 14. No, Zenzarini parlava di ormoni, la prendeva da un punto di vista chimico, medico. Sono molto chic, sai, lo so fare. Però il scescio... Non darne a vedere. Comunque io vorrei approfittare per ringraziare tutti quelli che sono stati con noi in queste due ore, non so quante ore sono. Ah, non lo so. In realtà, che ore sono? A me sembra l'altro secolo. Portateci le arance. Quasi tre ore. Insomma, troppo è durata questa diretta, vediamo subito, eh. 2 ore e 15 minuti. Ah, ecco. Pensavo di più, mi sembrava un'eternità. Ma perché noi stiamo qua da prima, forse è per quello. 2 ore e un quarto in compagnia di Radio Incredibile, mai dire Quintana. Sentieri allerta! Sono felicissima perché questo calore, questa sofferenza mi ha fatto sentire molto molto vicina a tutti quelli che sfilano e che hanno fatto un grandissimo sacrificio, tutto solo per buona volontà. È vero. Io volevo ancora ringraziare e salutare. Saluta la città, sto zitto. Attenzione, rullata. Viva Ascoli! Eccoci. Spoiler della Cecciarini che arriva 2 secondi prima di rispetto figuranti. Oh, questo Cecciarini. Ormai siamo proprio. Sono entrata nel loop. No, vorrei salutare. Saluto alle forze di polizia. Le forze dell'ordine, noi siamo Radio Grazie Incredibile. Grazie per averci permesso Grazie, di stare qui con voi. Avervi accanto è stato confortante. Soprattutto per la Cenciarini che vorrei ha fatto dire una cosa, siete tutti molto belli, sono molto inquietata dalla vostra bellezza. Dovete sapere che la Cenciarini vi ha guardato durante tutto il tempo. Tu hai degli occhi incredibili, quindi... guarda. Ecco qua, col manganello in mano, voglio dire. lo so, noi siamo... Stiamo degenerando. Mai dire Quintana, ci troverete sempre qui, spero di rivedervi. La Cenciarini con i corpi della polizia è ancora affascinata. Sì, però io dicevo, no? Amo i corpi speciali. La polizia è pieno anche di belle fanciulle, no? Vostre colleghe, qua solo maschi. Si lamenta. Ci siamo noi per te, che vuoi? Ma... siamo due, una bionda, una mora. Ma voi siete colleghe, non vale. Grazie davvero. Grazie, ciao. Grazie ragazzi. Complimenti, Ma questo gli avrei voluto chiedere anche il numero di telefono. Numero di matricola. Senti, ma quindi non lo conoscevi? No, è venuto da me con gli occhi azzurri. È venuto da me, non da te. Ma che stai facendo? Non lo so, però io ho alzato la sottana. Spollina, K spollina. Io sto spollinando la grande, perché qua non risponde niente, allora sai come... No, allora, io ho anche mio marito qui dietro, quindi sono una non persona fare seria. Non puoi fare commenti, non sei legittimata. Non sei legittimata, però io sono tu, legittimata. Scusa, che sta a fare qua? Ma corri, che quello comunque è tutto abbronzato. Nel frattempo ho tirato fuori non me lo dire. Io ho altri sali minerali, ho portato. Vai di allora, sali. Qui adesso si festeggia, signori, e si festeggerà tutta la notte. Noi perché smontiamo. Comunque la Quintana è stupenda e tutti i sestieri faranno una serata a casa dove... si leccheranno le ferite, faranno il programma per l'inverno prossimo, quello che hanno sbagliato, quello che vogliono migliorare, quello che vogliono cambiare. Ci sarà un grande impegno di tutti e soprattutto abbiamo capito che a volte ci sono delle condizioni atmosferiche nelle quali bisogna essere veramente preparati fisicamente, perché esatto. Siamo noi ripresi, salutiamo tutti. Ah, non avevo però capito. C'è Sara Peacock che dice: ma gne se potete da lui premio direttamente senza fare tutto su così? No, cioè... vabbè. Ma no, ma noi ci piace. Ma noi ci piace che lo vediamo correre e spollinare, perché lui comunque va. Ci hanno anche scritto, ragazzi, avete spollinato. Ormai è diventato il verbo del giorno, spollinare. Ho fatto di tutto per spollinare. Ok, io direi che
possiamo salutare, così facciamo anche smontare in tempi. Smontare non mi piace. Meglio montare. Assolutamente. E su questo io di Radio Incredibile, che tengo un attimo l'ordine. Brava, scudisciaci. Più che altro il frusto. Gatto a nove code, grazie. Esatto. Vi diamo appuntamento forse il prossimo anno, chi lo sa. Noi ci siamo divertiti, siamo ancora vivi nonostante il sole scococciante. Scococciante che ci è venuto a salutare anch'esso. Sì, esatto. Ecco, è passata anche la nuvoletta di Fantozzi. Grazie a Luca e a Sergio. Grazie davvero. Grazie a Claudio, grandi uomini da casa. E grazie a tutti voi che avete seguito la diretta con noi. Ricordatevi, Radio Incredibile, Sponsor Music. E naturalmente vedremo di lasciare tutto online, così chiunque non l'abbia visto può rivederlo. Arianna Marconi, Flavia Cenciarini, Francesca Leuteri. Grazie. Un secondo, che adesso il vicepresidente ci dirà che il 12 agosto dov'è che siamo? Siamo a Torre di Palme, nella chiesa vicino al Belvedere, per un bellissimo concerto di musica antica con il controtenore Nikos Angelis, scusatemi per la pronuncia. È il greco, è sempre la voce. Quindi che giorno hai detto? 12 agosto. 12 agosto, a che ora? 12 agosto alle ore 21 a Torre di Palme. Io lo consiglio a tutti i fidanzati, perché una location così romantica non la trovano da nessun'altra parte. Un controtenore contro magari spollina anche lui. Grazie a Francesco, grazie a Flavia, ciao grazie a tutti voi, evviva, ciao. Mai dire Quintana, è stata una gioia soffrire per voi.